Siamo tutti. Buonasera, ci siamo tutti. Scusate il ritardo, aspettiamo solo un attimo che si metta in posizione anche il vice sindaco e poi partiamo. Ciao. Sì, ci siamo. C'è anche Manuel, buonasera. Passo la parola al segretario per l'appello. Grazie sindaco. Il sindaco c'è Lazzari. Lazzari, Macchini, Presente. Tazzinari, microfono spento, hai il microfono chiuso. Eura Tazzinari, hai il microfono chiuso. Andiamo avanti. Sgargi. Presente. Ok, Ballandi. Presente. Urrini. Presente. Bacigliari. Presente. Colucci. Presente. Cantelli. Presente, ci sono. Ferruzzi. Presente. Ricci. Dov'è? Ricci. Tartaglia. Io non so se No, sono. neanche io perché vedo sconosciuti, quindi non so se si sono collegati. Ho uno sconosciuto che ha chiesto di partecipare, pensando fosse uno dei consiglieri, l'ho acconsentito, ma non lo riconosco, quindi non so se è il consigliere Ricci o il consigliere Tartaglia. Sì. Non ho capito. Pensavo che si fosse collegato, niente. Nel mentre facciamo questa verifica, volevo dire che sono state fatte chiaramente le prove e tutto ha funzionato. È chiaro che il sistema risente anche dalla linea, dal segnale che arriva e quindi ci sono stati dei problemini da questo punto di vista, in particolare il server della sala consiglio, dove siamo presenti io e il sindaco. Ci sono degli altri consiglieri che hanno chiesto di avere una postazione in comune. Io richiamo, prima di chiudere l'appello, i consiglieri che non rispondevano prima. Quindi, Tassinari Eura, assente. Al microfono chiuso e io. Eura, ok. Hai il microfono chiuso. Tassinari Eura, presente? Presente. Presente. Ok, grazie. Grazie. Non lo chiudo più. Adesso devi chiuderlo. Ricci Federico. Ricci, ho sentito qualcosa? No, niente. Federico, niente. Quindi a questo punto direi di far uscire anche lo sconosciuto. Tartaglia. Assente, due assenti. Ah, a posto. Benissimo. Sindaco, le chiedo conferma se sono presenti i consiglieri, scusi, i consiglieri, gli assessori Rambaldi, Cadia e Tugnoli, Fabrizio, che non sono consiglieri, se sono presenti alla. Rambaldi presente. Fabrizio presente, buonasera a tutti. Grazie. Sindaco, davo due piccole Sì. indicazioni. Siccome la prima seduta che facciamo con questo sistema, la cortesia è quella di tenere i microfoni spenti, accenderlo solo quando si ha la parola, quando si interviene. Per chiedere la parola. Non si sente il segretario.
Va bene, ragazzi. Riproviamo. Ah, ok, va bene. Allora, passiamo alla discussione dell'ordine del giorno. Direi, se l'assessore Facchini è d'accordo e lo sono tutti, di accorpare i primi due, quindi approvazione del rendiconto della gestione per l'esercizio 2019 e variazioni al bilancio con conseguente aggiornamento al DUP. Sindaco, nella fretta mi sono scordato di chiederle gli scrutatori. Sì, io mi sono scordata. Ne abbiamo due, quindi Cantelli e Ferruzzi scrutatori. È un terzo? È un terzo, facciamo, Bacciglieri. Ci sono Roberta, ci sono segretario. Buonasera. Ok. Vuoi discutere i primi due, Nicolò, e poi dopo ovviamente sì. Votiamo in maniera separata. Sì. Sì, sono d'accordo, secondo me è opportuno discutere i primi due perché sono conseguenti, dopodiché gli altri quattro li discuto insieme, però diciamo in una seconda puntata. Chiedo un'informazione. Ne approfitto per ringraziare anche la responsabile della ragioneria, Cristina Mustacca, che è con noi in collegamento. Per eventuali... Grazie Roberta, sì, condivido con te il ringraziamento anche a Cristina che è qui con noi stasera per poter rispondere a delle domande dovessero esserci giustamente tecniche. Andiamo alla discussione dei due punti che è l'approvazione, un ringraziamento anche a tutti quelli che comunque stanno cercando di mettere in piedi questo sistema informatico, benché difficile sia, perché è comoda essere a casa quando gli altri lavorano comunque per garantirci comunque il servizio della democrazia, quindi ringrazio anche loro. E allora, partiamo dal primo punto che chiaramente è collegato al secondo e parliamo dell'approvazione del rendiconto che tratta un po' quello che è il cuore del nostro bilancio. Chiaramente siamo un ente pubblico, quindi parliamo di rendiconto e parliamo di gestione dell'ente. Ci sono state anche alcune piccole novità introdotte dal Cura Italia, comunque dopo magari le possiamo guardare, ma partendo con i numeri vi invito ad andare alla pagina 1, 2, 3, 4, alla pagina 5 in cui c'è un prospetto ben allineato in cui si vedono tutti i movimenti della nostra cassa. E vediamo come il fondo cassa del 1 gennaio, non c'è scritta la data ma è il 2018, riporti un saldo di 12.635.000, vado un po' arrotondando i dati, non alle decine e non ma cercando di essere insomma il più chiaro possibile, però permettetemi di considerare solamente le centinaia di migliaia e i milioni. Quindi partiamo da 12 milioni al 1 gennaio 2018 per arrivare al 31-12 sempre del medesimo anno con 9.524. Cito il 2018 perché il 31-12 del 2018 è poi l'1 gennaio del 2019 per vedere un po' come si movimenta la nostra cassa e come vanno variando gli importi. Subito dopo, al fondo di cassa, il 31 dicembre, abbiamo i residui attivi che, cercando un attimo di specificare, sono quelle somme accertate ma non incassate entro il 31-12 dell'anno, quindi del 31-12-2019. Stessa cosa si può dire per i residui passivi, somme impegnate ma che non vengono pagate. Una rappresenta una voce quindi di credito, una rappresenta una voce di debito. Chiaramente i passivi il debito, gli attivi il credito. Abbiamo il fondo pluriennale vincolato 134.000 per le spese correnti e quelle per conto capitale 1.265.000. Risultato di amministrazione al 31 dicembre 2019. Quindi arriviamo finalmente all'anno di nostro interesse, 9.061.000. Andiamo a vedere come è diviso e come trova sviluppo soprattutto nel programma futuro. Vediamo come questi 9 milioni chiaramente non sono nelle corde dell'ente, anzi sono nelle corde dell'ente come disponibilità, ma non sono nelle corde dell'ente come possibilità di spesa immediata, perché noi abbiamo una parte che va chiaramente accantonata, che è di 4.920.000 euro. Per appunto, parliamo di fondi crediti per dubbia esigibilità al 31-12-2019, 1.995.000 euro, un importo
abbastanza elevato. Poi abbiamo una seconda parte vincolata e si distinguono dal punto B e dal punto C. La parte vincolata accantonata dal punto B è 4.920.000, la parte vincolata dal punto C è 264.000, quindi vediamo come dai nostri iniziali 9.061.000 al 31/12 arriviamo comodamente ad un importo molto inferiore, chiaramente per principi prudenziali e di attenzione ai principi che regolamentano la disciplina che regolamenta i principi di bilancio dell'ente pubblico. Abbiamo una parte destinata agli investimenti di 225.190 euro. Questa è la parte di avanzo che può essere utilizzata per gli investimenti. Dopodiché, come ultimo importo, il punto E. Mi sentite, segretario? Ci sentiamo. Mi sentite? Sì, perché... Ok, perfetto. Sì. Perfetto. No, scusate, che ho visto qualche cenno, loro ho chiesto conferma perché andavo a ruota libera. Abbiamo una parte disponibile di 3.651.000 euro. Questo è praticamente il DNA, l'analisi del sangue di quello che è stato il bilancio al 31/12. Capiamo anche cosa può essere speso pro futuro nell'immediato e successivamente. Capiamo anche qual è la parte accantonata, quindi quella che non può essere immediatamente spesa. Per quello passiamo al punto numero 2, al ODG numero 2, che ha ad oggetto variazione al bilancio di previsione finanziario 2020-2022. In seconda pagina riporta quello che noi abbiamo appena visto, cercando di andare a aggiornare il bilancio con anche il risultato dell'esercizio. Viene specificato, per chi non lo sapesse ed è giusto che si informi in maniera attenta, a come può essere utilizzato l'avanzo, perché tutti possono parlare di questo grande avanzo che ha il comune di Minerbio, ma è opportuno, vedo che Federico Ricci sta partecipando nel frattempo. Scusa un attimo, Nicolò. Prego. È arrivato il consigliere Federico Ricci? Sì, ho visto che entrava. Ci deve dire. Ho spento. Federico, c'è il microfono. Spento. Io ce l'ho tra i presenti, ma deve dire lui e la presenza. Deve confermare lui. Facciamo andare avanti. Va bene. Ok, vai avanti un Nicolò, proviamo a chiamare il consigliere. Certo, io proseguo, grazie. Allora, per quanto riguarda appunto... Sta provando ad attivarlo, ma non si riesce. Che cosa non riesce ad attivare? Il microfono. Ah, ok. Me l'ha detto dalla finestra. Vai avanti, Nicolò. Procedo, poi eventualmente Federico, non è un problema se interrompe manifestando la presenza. Quindi c'è anche una specifica sul come può essere utilizzato l'avanzo, perché pare che Minerbio abbia tanto avanzo, però dobbiamo dirci francamente quanto è quello disponibile da utilizzare praticamente da domani. Sono due concetti molto diversi, quindi qui c'è una piccola elencazione, ma ne esplicito due semplicemente per chiarezza e per esempio, quali la copertura dei debiti fuori bilancio, o per il finanziamento di spese di investimento e l'estinzione anticipata dei prestiti. Queste sono alcune voci per cui si può utilizzare l'avanzo. Anche il decreto Cura Italia, lo troviamo poco dopo, ha inserito alcune postille per poter utilizzare quell'avanzo che spesso è inutilizzabile per far fronte a delle situazioni di emergenza. Andiamo ad aggiornare quindi il bilancio di previsione anche alla luce di quanto ci viene chiesto dai capi settore, con appunto adeguamenti di stanziamento per alcune decine di migliaia di euro per quanto concerne la parte corrente, che trovano buongiorno Ricci, Federico, ecco, ci sono, scusate l'interruzione. Buonasera a tutti, ce l'ho fatta, non riuscivo a vedere. Buonasera, entra al secondo punto, quindi mi vota dal secondo punto in poi.
Perfetto, perfetto. Ciao Federico. Allora, per quanto riguarda quindi queste spese correnti, trovano contropartita in entrate correnti e storni di spesa corrente. Per quanto concerne invece le spese di investimento, per cui insomma gli importi chiaramente sono un po' più elevati, andiamo ad utilizzare l'avanzo per investimenti. Quindi quella prima parte, al punto 1 abbiamo visto qual era la parte disponibile destinata agli investimenti, quei 225.000 euro, quindi andiamo ad utilizzare quelli per la parte di investimenti. Ne residua una piccola parte di 190 euro, quindi a fronte di 225.190,70, questo lo dico perché è corto, di avanzo accertato, e andiamo a stanziare per 225.000 euro. Chiaramente andiamo a stanziare, questo è inutile che io lo sottolinei, sulla base del rendiconto insomma 2019. Quindi vediamo come l'approvazione del rendiconto, che ripeto rappresenta un po' il cuore economico dell'ente, si va a inserire nel bilancio di previsione andandolo a modificare, mettendo a disposizione dell'ente quello che è l'avanzo che può essere utilizzato sia per quanto riguarda la parte destinata ad investimento, 225.000 euro circa, e la parte di avanzo libero, quindi 3.651.000. Vediamo che come partire da 9 milioni iniziali si arrivi facilmente a 3.651.000 di avanzo disponibile, quindi sicuramente una soglia molto inferiore, che rappresentata quasi da un terzo della disponibilità. Questo è un po' il riassunto. Grazie Nicolò, ancora una volta il rendiconto di gestione del nostro comune si conclude in maniera positiva, abbiamo dell'avanzo e nessun indebitamento, quindi darei la parola a voi per interventi o domande. Prego. Posso? Mi sentite? Io ti sento, Cinzia. Consigliera Cantoni. Ciao. Ciao, buonasera a tutti. Buonasera. Anzitutto premetto che mi permetto sempre il registro successivo, se lo si riesce ad utilizzare a pieno. Secondo me, anche al di fuori di questo consesso istituzionale, perché di spesa c'è invece un eccesso di entrate, quindi noi abbiamo la possibilità di operare sulle entrate, per esempio mi viene in mente quelle tributarie, perché comunque abbiamo un gettito più che sufficiente, quindi magari possiamo agevolare i nostri concittadini, che siano persone fisiche, che siano aziende. Sono tutte domande che io faccio da, permettimelo, quisque de populo, insomma, quindi da una persona che sicuramente non ha la tua conoscenza specifica nella materia e quindi ti potranno apparire probabilmente ingenue, però è quello a cui io penso, per cui vorrei, se questa può essere anche l'occasione giusta, una tua analisi sulle ragioni di questo corposo avanzo di bilancio. Altri interventi? Nessuno? Nicolò, vuoi rispondere? Un attimo, mi segno due piccoli punti, poi arrivo. Un attimo solo. Altrimenti è sempre l'opzione di un incontro a parte, come ti ha proposto la consigliera Cantelli. Allora, facciamo che adesso comunque do una risposta per inquadrare un attimo anche qual è l'andamento, insomma anche cercando di fare il focus sulla situazione attuale, poi sicuramente accetto l'invito della consigliera Cantelli per approfondire, ecco, volentieri il tema del bilancio. Intanto mi segno due cose che sennò mi scappano. Ecco, cerco di essere abbastanza sintetico per poi
incontrarci separatamente e fare una riflessione un po' più accurata alla luce anche dei numerosi punti all'ordine del giorno che abbiamo questa sera. Allora, innanzitutto partiamo dall'aspetto storico, cioè che l'avanzo, lo dico in termini atecnici, ci viene da tempo. Praticamente noi ogni anno andiamo a portarci in avanti anche una parte che fa riferimento a periodi precedenti, e non dimentichiamoci che fino a qualche anno fa addirittura c'erano limiti all'utilizzo dell'avanzo, soprattutto per la spesa corrente, per investimenti ancora più stringenti alla luce dei patti di stabilità e i limiti di spesa. Per quanto invece riguarda, abbiamo visto qual è la piccola parte che può essere destinata all'avanzo disponibile, molta parte va vincolata, perché chiaramente si deve attenere a delle norme di accantonamento, di utilizzo. Però venendo alla situazione attuale, e proprio proviamo a considerare, prendere quella del coronavirus probabilmente è emblematico, perché proprio rappresenta la peggiore. Ad ogni modo, come abbiamo considerato in giunta, come abbiamo considerato con Roberta, purtroppo le entrate tributarie stanno sempre più venendo meno, anche, scusatemi il gioco di parole, un po' perché c'è minor gettito, un po' perché quote di questi tributi non sono tutti di competenza, e dopo vado anche su un aspetto tributario, tutte di competenza dell'ente. Un po' perché stanno nascendo, alla luce anche delle recenti leggi di bilancio, imposte sostitutive, che come sappiamo sì sostituiscono l'IRAP, ma sostituiscono anche l'addizionale comunale. A questa dovrebbero seguire sicuramente dei trasferimenti che, insomma, adesso andremo ad analizzare nel corso del tempo, dato che sono recenti queste imposte sostitutive, quale sarà l'impatto che avranno sul bilancio. Un esempio su tutti: pensiamo a questa situazione di coronavirus in cui tutte le aziende, ma anche gli stessi cittadini, sono in difficoltà, e ci troviamo a fare i conti con una cassa che tende a piangere, perché siamo costretti a postergare il più possibile tutte le scadenze, tutti gli adempimenti, dalla TARI alla TOSA, ma dopo ne parlerò anche in seguito alla richiesta che mi ha fatto gentilmente Federico. E quindi praticamente siamo in una situazione dove addirittura le entrate stanno diminuendo. Abbiamo un avanzo che è quello disponibile, e il nostro impegno è quello di cercare di assottigliarlo sempre più. Ricordiamoci sempre che però abbiamo uno storico importante che dovremmo andare pian piano smaltendo. Dopodiché, per un approfondimento maggiore, due chiacchiere sul tema, molto volentieri accetto l'invito. Grazie. Grazie Nicolò. Altri interventi? Gestione finanziaria resi disponibili dal competente ufficio comunale premette anzitutto di aver effettuato una valutazione complessiva dell'intero esercizio, poiché l'amministrazione in carica ha fatto della continuità con la precedente amministrazione il proprio vessillo elettorale e l'ago della bussola con cui ha orientato finora il proprio operato, caratterizzato soprattutto per le spese in conto capitale dei tempi flemmatici di un bradipo. Ciò premesso, dichiariamo non a prioristicamente ma in modo deciso e motivato il nostro no alla proposta di delibera in esame. Per queste ragioni e il nostro comune si è mostrato negli esercizi precedenti e continua ad essere un impenitente e cattivo impositore, tanto che nulla messo in campo in materia di politica tributaria, quantomeno per adeguare l'assetto normativo comunale alle linee guida tracciate dalla normativa statale e regionale, che convogliano tutte verso un sistema impositivo più equo e trasparente, con disposizioni comprensibili oggetto di costante informativa che stabiliscano obblighi in modo da creare un rapporto collaborativo con il contribuente, e nella stessa ottica pure l'attività di contrasto all'evasione e dell'elusione fiscale deve essere svolta in modo tale da tutelare i diritti dei soggetti d'imposta e preservare lo spirito partecipativo nello spirito dell'articolo 53 della Costituzione. Nulla di quanto sopra è ravvisabile nella foresta intricata dei nostri regolamenti. Un esempio per tutti: il solo regolamento della tassa ai rifiuti consta di ben 26 pagine. Quanto all'attività di contrasto dei tributi evasi o elusi, noi riteniamo inaccettabile la decisione di affidarsi ad una ONLUS, almeno formalmente tale, la società Fraternità Sistemi, con una convenzione
per molti versi discutibile, e risultati pratici percepiti ad oggi fortemente problematici. Usiamo il termine percepiti perché ravvisiamo e denunciamo a riguardo un inaccettabile vuoto informativo, nonostante la Convenzione preveda, a carico della cooperativa, l'onere di relazionare annualmente anche in punto l'effettivo utilizzo dei soci volontari, dei quali dovrebbe per statuto promuovere l'inserimento lavorativo e sociale. Come noto, la Convenzione, che ha ad oggetto l'accertamento del gettito di una serie di tributi, ICI, IMU, TARS, UTIA, TARES e TARI, si basa sul seguente impianto. L'ente convenzionato si impegna a mettere a disposizione una giornata banca dati, locali, mezzi, strumenti e a gestire l'iter dell'accertamento, con l'obbligo, qualora gli accertamenti siano oggetto di ricorso, di costituirsi in giudizio in primo e secondo grado, affidandosi a professionisti di fiducia della cooperativa, i cui onorari però, qualunque ne sia l'esito, gravano le casse pubbliche. Il Comune si è così spogliato di ogni potere decisorio in merito al rapporto con il contribuente e all'opportunità o meno di aprire o coltivare un contenzioso sull'evidente presunzione di colpevolezza del cittadino, persona fisica o giuridica, a fronte della dogmatica giustezza dell'operato dell'accertatore. Parrebbe che questa cieca e incondizionata fiducia nel buon operato della cooperativa sia già stata messa in discussione, almeno da una prima pronuncia della Commissione tributaria. Ignoriamo quanti siano contenziosi e relativo esito. La cooperativa percepisce, per le attività in convenzione, del tutto prive o quasi di rischio di impresa, il modico aggio del 29% su tutti gli importi riscossi, compreso sanzioni e interessi per accertamenti e ravvedimenti operosi. Se l'aggio sul solo gettito recuperato, ovviamente percentuale del tutto diversa, potrebbe essere teoricamente condivisibile, non altrettanto può dirsi del computo nella base di calcolo degli interessi di mora, che hanno lo scopo di ristorare del ritardo l'avente diritto alla riscossione, dunque il solo comune, e delle sanzioni che conseguono l'esercizio di un potere coercitivo pubblicistico in capo al solo ente locale. E che dire della ricaduta negativa sul rapporto con il contribuente e del deterioramento verosimilmente irreversibile con le realtà produttive locali, compresa Renner Spa, azienda assai significativa del territorio, anche sul piano occupazionale. Per favorire lo sviluppo economico e sociale della comunità è interesse di tutti i comuni mantenere le aziende nel territorio e attrarvi nuove realtà produttive, e per riuscirvi il rapporto e il dialogo con gli operatori economici è di fondamentale importanza, ma di questo il nostro comune, andato in controtendenza, pare non preoccuparsi. E che dire delle somme inserite nella sezione Fondo Crediti di dubbia esigibilità, che, come recentemente ribadito dalla Corte dei Conti in tema di Tari, è un fondo volto ad assicurare l'incapacità organizzativa ed ambientale di riscuotere, cioè l'incapacità di rendere effettivi i propri diritti di credito. Anche di questo il nostro comune non si preoccupa. Spese correnti non possiamo analizzare voce per voce, ci limitiamo a due emblematiche che a nostro parere gettano scure ombre sull'intero impianto contabile. Nel 2019 sono stati spesi 398.500 euro per il funzionamento e la gestione associata dei servizi nell'Unione, ma i nostri amministratori hanno fatto un bilancio costi-benefici. A parte la disastrosa gestione degli arretrati tributari, non si rilevano iniziative in essere tali da supportare un tale impegno economico. Il nostro sindaco pare non aver formulato proposte nelle materie, pur in parte residuali, oggetto di delega. Non è data notizia di progetti ed opere comuni di spessore, tantomeno risulta l'intercettazione di contributi e fondi comunitari o statali, per i quali è ipotizzato un apposito e competente ufficio, rimasto quindi a livello di dichiarazione di intenti o peggio di slogan elettorale. Pare sia stata esperita una sola gara di nostra committenza, la riqualificazione della via Marzabotto, peraltro ancora privata, ma questo è altro ulteriore problema irrisolto dei nostri amministratori, e non si è stati capaci neppure di adottare un piano congiunto di lotta alle zanzare. Non siamo contrari agli organismi intercomunali, che riteniamo possano portare grandi benefici non solo in termini di economia di scala, ma quello dell'Unione è uno strumento che va riempito di contenuti, perché sia un centro effettivo di risorse e competenze, progetti e gestionali. Altre unioni, come la Reno-Gagliera, ne sono un esempio positivo. Che dire, continuiamo a rammentarlo, dell'utilizzo di fondi destinati al servizio di segreteria, importante supporto trasversale di tutto l'apparato comunale, per l'acquisto di un lavoro artigianale su legno, con affidamento diretto a un artista sconosciuto e privo di curriculum, al solo scopo di farne godere sindaco, giunta
e le altre personalità in eventuale visita al nostro comune, infine le spese in conto capitale. Qui la disamina è sintetica e puntualizzata, ho quasi finito. Il progetto della cosiddetta tangenziale, vissilo della precedente e dell'attuale amministrazione, langue nel silenzio tombale in questa fase realizzativa. Una rotonda, Ronchi Inferiore e Marzavotto, disassate di difficile circolazione, il cui cantiere è fermo da 8 mesi e non per la pandemia, la via Marzavotto, strada di raccordo con la via Marconi, ancora privata e comunque da riqualificare, il cosiddetto braccetto indispensabile per completare l'opera, che non è neppure finanziato. Conclusioni. Se e quando riusciremo a far rimettere il traffico, soprattutto quello pesante, sulla via Marconi, questo non potrà che riversarsi sulla via Canaletto, strada stretta, nel cuore del capoluogo, con case in diretto affaccio, priva di marciapiede e con la regolamentazione semaforica, il cui tasso di disturbo e di inquinamento è notorio. E se non si realizza almeno questo primo stralcio in tempo utile per la campagna saccarifera, avremo come lo scorso anno un bel corteo di mezzi pesanti, rumorosi e inquinanti che circolano indisturbati avanti e indietro per il centro cittadino. Per tutte queste ragioni e per quelle esplicitate in ogni nostra iniziativa consiliare, noi ci dichiariamo contrari alla delibera in oggetto. Finito. Benissimo, grazie. Altre dichiarazioni di voto? Nessuna? Adesso vado per appello nominale. Allora, passiamo al voto per appello nominale. Il consigliere Ricci non può votare al primo punto. Votiamo per i punti divisi, quindi si vota per il primo punto all'ordine del giorno. Consigliere Ricci è entrato durante la presentazione del secondo punto, pure essendo entrato, siamo adesso alla votazione, a meno che non faccia espressa richiesta di partecipare a questa votazione, pur non avendo partecipato alla presentazione, diversamente vota dal secondo punto. Quindi è una domanda che faccio al consigliere Ricci. Federico, hai sentito? Sì, sì, ho sentito. Quindi? Diciamo che... per il primo punto, diciamo, io voterei contrario. Ah, va bene. Cioè, vuoi votare pur non allora la chiamo assistito. Nella votazione. Sì. Ok, allarghiamo la votazione al consigliere Ricci. Allora, vi faccio per appello nominale, mi dite favorevole o contrario. Bonori Roberta. Favorevole. Tassinari. Sì. Tassinari Eura. Favorevole. Lazzari Manuel. Favorevole. Facchini Nicolò. Favorevole. Sgargi Daria. Favorevole. Ballanti Giacomo. Favorevole. Turini Elena. Favorevole, ci sei? Favorevole. Sì, grazie, sentiti tutti e due. Battieri. Favorevole. Poluzzi. Favorevole. Cantelli. Contraria. Ferruzzi. Contraria. Ferruzzi. Contraria. Sì, Ferruccio, credo. Ok. Mi chiamavo Federico. Federico, contrario. Sì. Contrario, favorevole. Sì, sì. Esatto, contrario. Ok, grazie. Tattaglia attende. Quindi abbiamo 9 favorevoli e 3 contrari. 3 contrari. Perfetto. Votiamo immediata, per l'immediata eseguibilità? Sì. Immediata eseguibilità. Ho l'appello nominale per l'immediata eseguibilità. Bonori Roberta. Tassinari. Favorevole. Lazzari. Favorevole. Facchini. Favorevole. Favorevole. Ballandi. Favorevole. Turrini. Favorevole. Cacciglieri. Favorevole. Poluzzi. Favorevole. Cantelli. Contraria. Contraria. Ricci. Contrario.
Bene, stessa votazione di prima, è andata meglio, siamo stati più veloci, man mano diventeremo più sveglie. Grazie. Passiamo al secondo punto. Volevo solo dire che al segretario che domani farò avere la mia dichiarazione di voto tramite mail. Certo, grazie. Bene, passiamo al secondo punto all'ordine del giorno. Vado con l'appello nominale anche per questo. Variazione al bilancio di previsione finanziario 2020-2022, aggiornamento al 2. Prego. Bonori Roberta. Favorevole. Tassinari. Favorevole. Manuel. Si sente. Facchini. Favorevole. Sgarci. Favorevole. Allandi. Favorevole. Turrini. Favorevole. Bacilieri. Favorevole. Poluzzi. Favorevole. Cantelli. Contraria. Ferruzzi. Contraria. Ricci. Federico. Contrario. Ok. Sì, contrario. Ancora immediata esibilità. Bonori. Favorevole. Passinari. Favorevole. Lazzari. Favorevole. Facchini. Favorevole. Sgarci. Sgarci. Favorevole. Pallanti. Favorevole. Turrini. Favorevole. Bacilieri. Favorevole. Poluzzi. Favorevole. Martelli. Contraria. Ferruzzi. Contraria. Ricci. Contrario. 9 favorevoli, 3 contrari. Bene, possiamo proseguire con la discussione degli altri punti all'ordine del giorno. Chiederei di nuovo a Nicolò Facchini di illustrare, siccome sono variazioni, direi ci sono 3 punti sulla variazione, anzi 4 punti sulla variazione, si potrebbe li farli insieme e poi magari li votiamo disgiunti come questa, come in precedenza. Grazie Roberta. Un attimo solo che prendo fuori l'ordine del giorno, così cerco di andare in ordine, ma credo che siano le delibere di gennaio, febbraio, marzo e aprile, però prendo un attimo fuori il documento in modo tale che riesca a percorrerle correttamente. Allora, partiamo chiaramente, sono quelle variazioni che abbiamo fatto in giunta e riportiamo anche all'attenzione del Consiglio. La prima è la delibera numero 8 del 31 di gennaio, ne abbiamo una al mese. Per quanto concerne questa prima, andiamo ad apportare una variazione di 10.700 euro al terzo settore per l'attivazione di un contratto di lavoro interinale. Questa maggiore spesa è finanziata da storni di spesa corrente. Per quanto riguarda invece la delibera di giunta numero 19 del 21 di febbraio, sempre variazione d'urgenza al bilancio, abbiamo ad oggetto 3 voci in questo caso, che è un contratto di lavoro interinale, da 23.540 euro, il adeguamento capitoli di spesa 6.600 euro per una spesa straordinaria relativa alle consultazioni, facciamo riferimento al referendum che come tutti sappiamo poi è stato rinviato, e anche in questo caso abbiamo un finanziamento con storni di spesa corrente. Per quanto riguarda invece la delibera di marzo, che siamo al 31 di marzo, la numero 32, in cui abbiamo, qua sono un po' più lento nell'apertura del documento, un contributo destinato dal Ministero alle spese di sanificazione per 7.182 euro, e prestazioni straordinarie finanziate dal Ministero per un importo di 1.185, parliamo di polizia locale, e maggiore spesa è chiaramente alla maggiore spesa è corrisposto uno storno di spesa corrente e maggiori entrate, chiaramente parliamo di fondi del Ministero. Quindi questi sono i 4 punti uno dietro l'altro che fanno riferimento alle 4 delibere di giunta. Grazie. Planificazione uffici, un attimo che rimetto la chat, ecco. Finito, grazie Nicolò.
Domande? Interventi? Non ho capito chi vuol parlare, scusatemi. Qualcuno ha chiesto di intervenire? No, allora si passa ai voti. Dichiarazioni di voto? Nessuna? Le votiamo separatamente, segretario? Certo, certo. Le votiamo separatamente. Allora vado con la prima. Come prima. Posso chiedere una cosa? Chi è? Scusami. Federico. Ricci. Sì. Sì. Praticamente siamo al punto 2? Punto 3. Siamo al 3. 4 e 5. 3, 4 e 5. Variazioni di bilancio. Variazioni al bilancio, no? Fino al 6. Ok, 3, quindi 5. Ho capito bene. Praticamente queste variazioni di bilancio sono contingentate al contributo per la sanificazione degli uffici? Non tutte, non, scusa Nicolò, rispondi tu. È l'unica domanda, Federico, poi hai altro. No, no, è sufficiente. Grazie, grazie Roberta, grazie Federico. E anche, ne abbiamo scorse 4, una del 31 di gennaio, febbraio, marzo e aprile. Previsione, quindi la variazione di bilancio fa riferimento a contributo e non ho capito a altre cose quali sarebbero? Quelle che abbiamo, arrivo Federico, per quanto riguarda allora la sanificazione 7182, parliamo della delibera 38 del 24 di aprile, dopodiché abbiamo anche altre delibere, 31 gennaio la numero 8, il 21 di febbraio la numero 19, okay. E poi ce n'è una di marzo che fanno riferimento chiaramente ad altre voci di spesa, ok, lavoro interinale piuttosto che contributi. Riferimento ai tre punti successivi? No, 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 queste qua sono le variazioni di bilancio che noi abbiamo prima portato in giunta per situazioni di urgenza e poi dopo dobbiamo ratificare in consiglio comunale. Ok. Dopodiché che l'ultima sì, chiaramente intersechi con anche l'interrogazione, è una coincidenza, però magari lasciamo spazio all'interrogazione per darne svolgimento. Ok, grazie. È chiaro? Possiamo passare ai voti? Sì. Votiamo per il punto 3 all'ordine del giorno. Ratifica della deliberazione di giunta comunale del 2020, variazione di bilancio. Bene, andiamo con appello nominale. Bonori. Favorevole. Assinati. Favorevole. Una cortesia, i microfoni spenti perché sennò c'è un ritorno pazzesco e non riusciamo a sentire. Il microfono acceso deve essere solo di colui che parla. Facchini. Favorevole. Sgarci. Favorevole. Ballanti. Favorevole. Turrini. Favorevole. Bacilieri. Favorevole. Poluzzi. Favorevole. Cantelli. Contraria. Ferruzzi. Contraria. Ricci. E in questa considerazione favorevole. Allora, 9 favorevoli, 2 contrari. No, 10 favorevoli e 2 contrari, sì. Segretario, giusto? Sì. Immediata eseguibilità. Bonori. Favorevole. Tassinari. Favorevole. Lazzari. Favorevole. Macchini. Favorevole. Gargi. Favorevole. Ballanti. Favorevole. Turrini. Favorevole. Bacilieri. Favorevole. Poluzzi. Favorevole. Mantelli. Contraria. Ferruzzi. Contraria. Ricci. Favorevole. Come prima. Grazie. Tassinari. Favorevole. Lazzari. Favorevole. Facchini. Favorevole. Gargi. Favorevole. Ballanti. Favorevole. Corrini. Favorevole. Capigliere. Favorevole. Poluzzi. Favorevole. Cantelli. Contraria. Ferruzzi. Contraria. Ricci.
Federico. Favorevole. Grazie. 10 favorevoli, 2 contrari. Ok, vediamo. Immediata eseguibilità. Bonori. Favorevole. Tassinari. Favorevole. Maggiori. Favorevole. Pini. Favorevole. Margi. Favorevole. Vallati. Favorevole. Turrini, che bel bimbo. Bacilieri. Bacilieri, favorevole. Foruzzi. Favorevole. Cantelli. Contraria. Ferruzzi. Contraria. Ricci. Favorevole. Grazie. Come primo segretario. Nari. Favorevole. Lazzari. Favorevole. Martini. Favorevole. Maggi. Favorevole. Ballanti. Favorevole. Elena Turrini. Favorevole. Favorevole. Bacilieri, favorevole. Non l'ho detto che non si è sentito, che Enrico, chiedo scusa di aver interrotto la Cantelli, ma Bacilieri, favorevole. Ha sovrapposto qualcosa. Richiamo per gli scrutatori. Bacilieri. Favorevole. Colucci. Favorevole. Cantelli. Favorevole. Ferruzzi. Favorevole. Ricci. Favorevole. All'unanimità. Favorevole. Favorevole. Ballanti. Favorevole. Turrini. Favorevole. Bacilieri. Favorevole. Coluzzi. Favorevole. Cantelli. Favorevole. Ferruzzi. Favorevole. Ricci. Favorevole. Idem come... Sì, 13, all'unanimità. Passiamo al punto numero 6 all'ordine del giorno, ratifica della deliberazione di giunta comunale numero 38 del 24/4/2020 di variazioni al bilancio. Segretario, siamo alla 6. Ah, scusate, stavo controllando i voti, sì, sì, sì. Richiamo l'attenzione anche degli scrutatori a darmi una mano, visto l'esperienza che stiamo facendo. Allora, la numero 6, Bonori. Favorevole. Tassinari. Favorevole. Lazzari. Favorevole. Pacchini. Favorevole. Sgargi. Favorevole. Ballanti. Favorevole. Turrini. Favorevole. Bacilieri. Favorevole. Poluzzi. Favorevole. Cantelli. Favorevole. Ferruzzi. Favorevole. Ricci. Favorevole. Grazie. Facciamo l'immediata eseguibilità. Grazie. Immediata eseguibilità. Bonori. Favorevole. Tassinari. Favorevole. Lazzari. Favorevole. Pini. Favorevole. Maggi. Favorevole. Ballanti. Favorevole. Turrini. Favorevole. Bacilieri. Favorevole. Pulzi. Favorevole. Cantelli. Favorevole. Ferruzzi. Favorevole. Ricci. Favorevole. Grazie. Grazie, grazie Roberta. Praticamente poteva essere letto in coda a quegli altri, perché comunque faceva riferimento ad un modo di approvvigionamento di una variazione che abbiamo fatto nel 2019. E la delibera di giunta, arrivo che la pesco, è la 113 del 13 di dicembre, parliamo di 16.000 euro. E volevo precisare, prima non l'ho fatto, che per quanto riguarda la delibera di gennaio non siamo stati dentro i 30 giorni, ma a causa dell'emergenza viene specificato che siamo andati oltre in consiglio.
non aveva rispettato i termini perché semplicemente c'era l'emergenza epidemiologica e quindi abbiamo sfruttato il primo consiglio disponibile. Quindi parliamo al fondo di riserva da 16.000 euro nel dicembre del 2019. Va bene, grazie. Che si legge in coda agli altri, ecco, lo leggiamo in coda alle altre quattro delibere di giunta. Domande? Sì, io Rizzi avrei una domanda. Prego, consigliere. Vorrei chiedere all'assessore Facchini a quale utilità è inerente al prelievo del fondo, diciamo, quale necessità, diciamo, intervenuta per attingere al fondo di riserva. Grazie. Grazie Federico. Se c'è Cristina che è collegata e mi può dare una mano perché non riesco ad aprire l'allegato, quindi se riesce a dire due parole lei. Cristina, sì, ci sono, mi sentite? Grazie Cristina, ti ho ringraziato all'inizio della presenza, ciao. Forte e chiaro. Ok, allora i 16.000 euro praticamente è uno stanziamento di adeguamento nel capitolo delle utenze, in particolare era, se mi ricordo bene, l'utenza dell'acqua e degli impianti sportivi. Cristina? Sì, mi sentite? Sì, esatto, era il conguaglio. Sì, conguaglio, l'adeguamento delle utenze, sì, dell'acqua, quindi di era. Esatto. Chiaro, Federico? Sì, ho capito, chiaro. Altre domande? Sì, io una, scusate, forse io guardo le mie bollette, ma 16.000 euro di acqua, conguaglio acqua, ho capito bene? Solo acqua? Sì, mi sentite? Okay. Sì, perché praticamente il problema c'è stata una perdita negli impianti, appunto, che noi abbiamo poi provveduto a regolarizzare con ERA, perché abbiamo mandato ovviamente le foto con il dettaglio di tutto, diciamo, di tutti i lavori che abbiamo fatto per chiudere la perdita, e quindi poi è stata fatta una nota di accredito da parte di ERA. Mi scusi. Molto bene. Posso, quindi è un accredito? No, allora questi 16.000 è una spesa, ovviamente, perché a fine anno era arrivata la bolletta e ho dovuto praticamente adeguare l'adeguamento perché per eventualmente pagare la bolletta. Poi successivamente è stata riparata la perdita e quindi abbiamo potuto stornare diciamo, con la nota di accredito di ERA che ci hanno fatto, diciamo, la spesa. Quindi, come hai capito, 16 adesso sono usciti per forza a dicembre perché c'era da pagare le bollette, ma quegli stessi 16 sono rientrati come accredito da parte di ERA? Sì. Praticamente è una voce neutra. Tutto chiaro, in pratica è una voce neutra. Va bene? Sì, grazie. Diciamo che non si tratta del classico conguaglio, ma c'era stata un'anomalia, chiaramente. Sarebbe stato pauroso, ecco, come conguaglio. Grazie. Sì, infatti è per questo che avevo fatto la domanda, dico, io guardo le mie bollette, ma 16.000 euro di conguaglio mi sembrava veramente stratosferico. Adesso è tutto chiaro. Grazie dell'informazione e della spiegazione. Al punto niente. Ovviamente questo non comporta, non si vota perché è una comunicazione. Una presa d'atto. È una presa d'atto e la ok. Siamo al punto 8 all'ordine del giorno, acquisizione delle aree delle olive a dare in via Marina. Relatore Fabrizio Tugnoli, assessore. Eccomi qua, mi sentite bene? Perché non ho ancora parlato, quindi facciamo questa prova. Sì, bene, ok, vedo dei
meno decimi positivi, ok. E con questa deliberazione andiamo ad acquisire le aree del piano urbanistico attuativo numero 10 che costituiscono opera di urbanizzazione privata in attuazione, anche in ultimazione potremmo dire, della relativa convenzione urbanistica sottoscritta nel 2015 con Imber. Le opere in questione, che ha quindi realizzato Imber a scomputo degli oneri di urbanizzazione primaria, appunto in concessione realizzativa di queste opere primarie, sono costituite dal parcheggio che potete vedere su via Marconi, tra l'Imber stessa e gli orti comunali. Con questo intervento, per la parte acquisita, che vanno a costituire degli standard urbanistici di parcheggi pubblici, e per la parte che invece va a costituire parcheggi privati ad uso pubblico, Imber così viene a soddisfare, e anche chiudendosi una, diciamo così, storica tematica, che è quella dell'assenza che Imber ha vissuto per tanti anni, direi insomma fino a, quasi dalla sua, almeno dagli anni 80, assenza di adeguati standard per uso parcheggio e anche standard verde. Infatti le opere che andiamo ad acquisire non sono solo parcheggi, ma vi è anche appunto lo standard verde, di verde, il tutto chiaramente relazionato all'incidenza urbanistica che ha lo stabilimento sul territorio. In questo modo anche, diciamo così, una tematica che poteva essere quella di qualche problema di sosta su via Marconi, determinata dall'incidenza dello stabilimento, va così a risolversi, perché appunto lì a fianco c'è questa nuova infrastruttura che va a chiudere gli standard urbanistici necessari. Grazie Fabrizio. Domande, interventi? Ottimo, nessuno. Dichiarazioni di voto? Niente, passiamo al voto. Allora, sempre per appello nominale, Bonori. Favorevole. Tassinari. Favorevole. Favorevole. Lazzari. Favorevole. Facchini. Favorevole. Favorevole. Ballanti. Favorevole. Turrini. Favorevole. Bacigliere. Favorevole. Poluzzi. Favorevole. Campelli. Favorevole. Ferruzzi. Favorevole. Ricci. Favorevole. Grazie, unanimità. Immediata eseguibilità. Bonori. Favorevole. Tassinari. Favorevole. Lazzari. Favorevole. Facchini. Favorevole. Sgargi. Favorevole. Ballanti. Favorevole. Turrini. Favorevole. Bacigliere. Favorevole. Poluzzi. Favorevole. Belli. Favorevole. Ferruzzi. Favorevole. Ricci. Favorevole. Unanime anche in questo caso. Il Comune di Minervio, al fine di per garantire un servizio elettrico al bacino d'utenza appunto di via Mino, è necessario poter fare la costruzione di una nuova linea elettrica. La linea mi scusi signor sindaco se la interrompo, ma si sente un po' intermittente. Forse c'è qualcuno che ha qualche microfono acceso? No, Roberto. Va meglio. Mi sentite? Si sente? Si sente? Sì. Allora. Sì, sì, forte e chiaro. Benissimo. Allora, al fine di garantire un servizio elettrico al bacino di utenza Mino, denominato in questo modo perché si trova in via Mino, appunto a Minervio, è necessaria la costruzione di una nuova linea elettrica di media tensione per alimentare il posto di trasformazione su palo, e alimentare queste utenze per far sì che una costruzione che si trova in
appunto in via Mino, che ha i pannelli fotovoltaici, riesca a fare lo scambio elettrico con questo sistema, che al momento non è potenziato al punto tale da farlo, da renderlo possibile. Dato che la nuova linea elettrica non è presente nei nostri strumenti urbanistici, noi siamo tenuti a ovviamente fare una modifica degli strumenti urbanistici e poi, prima di fare questo viene fatto appunto in questa occasione del Consiglio, abbiamo dovuto verificare la compatibilità con gli stessi. Ovviamente questo è un iter iniziato parecchi mesi fa, che ha coinvolto sia le persone sia i proprietari terrieri, in particolare l'azienda di Righetti, di Vai Righetti. E, è stata discussa ovviamente nelle sedi preposte, DARPAE e dalle distribuzioni alla conferenza dei servizi, dopodiché sono state presentate anche presentati vari proposte di modifica di questa linea, perché dall'inizio si è pensato ad una linea aerea, poi il proprietario della tenuta del vivaio Righetti ha presentato un'osservazione nella quale proponeva invece una linea interrata, ma non è stata colta, peraltro proposta, approvata e sostenuta anche dal Comune, perché ci sembrava una soluzione possibile. Ovviamente invece questa non è stata colta nella conferenza di servizi, né da ARPAE e né dalla conferenza dei servizi. Quindi a questo punto l'iter si è concluso e noi siamo tenuti a fare una variazione degli strumenti urbanistici, del nostro strumento urbanistico, dove non era presente appunto questa linea. Non so se avete presente qual è la linea della quale si parla. Verrà costruita una linea col cavo coperto, ma è una linea aerea, perché sia e-distribuzione che ARPAE non hanno ritenuto opportuno fare una linea interrata. Le motivazioni sono state quelle della scarsa dell'ineconomicità dell'intervento e anche poi della difficoltà nel caso di rottura dello stesso, per cui i tempi e i costi non sarebbero stati congruenti all'intervento. Domande? Perfetto. Bene, passiamo ai voti. Dichiarazione di voto? Bene. Allora, punto numero 9. Sindaco Bonori. Favorevole. Tassinari. Lazzari. Favorevole. 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 Gaggi. Ballandi. Favorevole. 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 Astenuta. Ferruzzi. Astenuta. Ricci. Favorevole. Allora, 10 favorevoli, 2 astenuti. 2 astenuti, sì. Immediata eseguibilità. Bonori. Favorevole. Tassinari. Favorevole. Lazzari. Favorevole. Favorevole. Gaggi. Favorevole. Avanti. Avanti. Ballandi. Lo vedo però. Giacomo. Il microfono Ballandi. No, è aperto. È strano. Forse ha problemi di connessione. Sì, la sua immagine è ferma. Ferma, quindi avrà problemi di connessione. Aspettiamo un attimino, perché lo sospendo. Qualcuno contatti Giacomo per ricollegarsi. Adesso provo a fargli due urli dalla terrazza. Ah, l'ho fatto vero, Federico. Va bene. Sono le finestre. Forse per quello,
non mi è possibile il collegamento. È quello che ha perso il collegamento, perché ho chiuso la finestra. È proprio niente. Come facciamo? Grazie Federico, un buon colpo di non terreno. Risponde. Qualcuno che ha il numero? Ci ho scritto, adesso vediamo cosa fa. Niente. Cioè, è lì immobile. Devo aspettare, sospensione. Lanciagli un sasso contro la finestra. Forse meglio di no. Elena, ci vuoi fare un regalo con un'inquadratura di Enrico? Sì. Ha scritto che ha un problema di connessione. Okay. Sta avendo un problema di connessione, Giacomo, me l'ho scritto. Sì, dobbiamo sospendere un attimo. Adesso arriva l'immagine. Eccolo! Ciao, Enrico! È tornato già. Allora, mamma. Oh. Bellissimo, complimenti, è proprio bello. Grazie. Ballandi. Io non lo vedo. L'ho già messo, ma non l'abbiamo messo, ma non lo vedo. No. Altro messaggio a Ballandi. Potrebbe anche scrivere un messaggio se gli è più comodo. Mi viene la barba bianca. Ma forse non è faticosissima questa cosa. Cioè, pensa che tutte le video con tutte così, ma tutte così. Ballanti. Ecco, sta chiedendo. Ecco, aspetta. Ci sei? L'ho già riammesso, l'ho già fatto una. Eccolo. Giacomo, Ballanti, voto. Allora, io non vi sento. Ci senti, Giacomo? Sì. Ok. Stiamo votando, manca sempre. Hai detto sì? Hai detto avevo sì? Avevo detto favorevole, sì. Ok, Turini. Favorevole. 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 Belli. Astenuta. Ferruzzi. Astenuta. Ricci. Favorevole. Perché ha dotato il comune di uno strumento che non aveva e che anzi pochi comuni hanno. È un regolamento che ci permette così di rappresentare e di raccogliere tutto ciò, tutte le norme che sono riferite alla gestione degli animali e al loro benessere. Buonasera a tutti. Ci sentiamo, dai. Non vi sento. Buonasera Eura. Mi sentite? Sì. Buonasera a tutti. Allora, dunque, l'abbiamo ricevuto, abbiamo voluto questo regolamento del benessere animale, tutele benessere animali, perché le esigenze di questo sono le esigenze di una sensibilità che cresce nelle persone rispetto agli animali stessi. E quindi per quanto di competenza regionale e nazionale abbiamo cercato di mantenere, di fare un regolamento comunale proprio per l'esigenza del nostro territorio. Esigenze che sono venute dal fatto che il mondo animale adesso occupa parecchi spazi della nostra vita, soprattutto per chi vive solo, per le solitudini, eccetera. Quindi questo testo va a tutelare questi rapporti, tutelare i rapporti degli animali, dei proprietari e anche della comunità, perché comunque tutti hanno animali ed è giusto che ci sia un regolamento che regoli anche il rispetto degli altri. Dunque, cosa posso dire? Il regolamento non è passato dalle commissioni di controllo,
consigliare di controllo non è stato richiesto dalla presidenza, quindi viene direttamente approvato il consiglio comunale stasera. Quindi devo dire grazie, volevo dire che questo testo è stato approvato anche da associazioni animaliste, da veterinari e chi ha in questo mondo delle capacità di poter fare un testo del genere. Cosa posso dire? Sono molto contenta di questa cosa perché è il primo regolamento comunale che va a sostituire un regolamento che aveva in sé quello dell'igiene, della sanità pubblica e veterinaria, però non parlava così in modo proprio appropriato della tutela e il benessere animale. Quindi io questo credo che lo abbiate letto e questo consta di 46 articoli, quindi è molto profondo e credo che prenda molte fasce delle problematiche degli animali, di tutti gli animali, non solo quelli di attenzione. Io ringrazio moltissimo la dottoressa Simona Gambari che mi ha aiutato a compilare, a stilare in gran parte questo documento e ringrazio voi se lo approvate perché credo che sia una cosa che vada a vantaggio della nostra comunità, perché gli animali fanno parte della nostra comunità e delle nostre famiglie. Grazie. Grazie Eura. Domande, interventi? Sì, il capogruppo Ricci voleva riferire che nonostante la presidenza di garanzia non abbia convocato un'udienza per questa, diciamo, nuova normativa, vuole riferire un encomio speciale alla consigliera Tassinari e per l'impegno sul benessere degli animali, in quanto sta a cuore anche alla mia persona, e con diciamo, il massimo sostegno di estendere, oltre agli animali domestici, anche, come già detto la consigliera Tassinari, a tutti gli animali che comprendono la fauna anche selvatica che ci circonda. Quindi tema green, massimo sostegno di tutto il nostro gruppo consigliare. Posso? Altri interventi? Sì, io. Posso? Sì, sì. Grazie. Buonasera Eura, sì, è una iniziativa decisamente lodevole. Devo dire che comunque in realtà tanti altri comuni, ma questo non per sminuire il grosso lavoro e l'importanza ovviamente di questa iniziativa, tanti altri comuni hanno già da anni adottato un regolamento specifico su questa materia, quindi a tutela degli animali, diciamo, da compagnia, e con contenuti molto, molto similari. Pensiamo a quello di Bologna del 2009, naturalmente può essere condivisa. Cioè io proporrei di posticipare l'attuazione di questo regolamento al prossimo consiglio, ma per questa ragione, perché ho potuto verificare che in talune realtà comunali dove è già in vigore un regolamento similare, con contenuti similari a quello che è stato predisposto da noi, c'è a parte una, o come appendice, o proprio come regolamento autonomo, quello relativo alle regole da rispettare nelle aree di sgambamento. E perché secondo me, ho visto che ovviamente anche il regolamento predisposto dal nostro comune ha una parte che si riferisce a questa modalità specifica di farsi compagnia con il proprio animale, però sono alcune disposizioni inserite nel contesto, giustamente tu dicevi, di 40 e passa articoli. Ora io pensavo, questa è la mia proposta, che si facesse un regolamento snello di solo alcuni articoli proprio sulle aree di sgambamento, cioè su come i proprietari di animali devono comportarsi,
in modo con le relative sanzioni specifiche, in modo che sia possibile magari affiggerlo anche con una bacheca chiare, però potrebbe essere che le persone siano più attente, visto che spesso vedo anche su Facebook delle lamentele da parte di coloro che frequentano le aree di sdamamento, quindi che le persone che le frequentano siano più portate a rispettare le regole. Questa è la mia proposta. E comunque grazie davvero a Eura per il lavoro fatto. Posso rispondere alla consigliera Cantelli? Certo, Eura, grazie. Allora, volevo dirle che le aree scandamenti sono già corredate di regolamenti, quindi sull'entrata degli scandamenti ci sono i regolamenti che i proprietari devono tenere e quello che devono fare. L'unico in cui non ancora il regolamento, ma che però è un regolamento già fatto e che comunque è nello scandamento del comune di Nervi, nella persona, e quindi riprende i regolamenti, quindi come si devono comportare, gli orari che devono fare, quindi il regolamento esiste già. In quanto a come si devono comportare i proprietari, abbiamo in atto e stiamo già praticamente lavorando con la tenuta del nido per dare alcune sedute proprio nelle aree di sgambamento per non insegnare, perché comunque per dare ai proprietari e agli animali il giusto indirizzo per come sapersi comportare all'interno delle aree di sgambamento. In effetti nelle aree di sgambamento ci sono delle problematiche, maschi contenti, così, cani che sono mortaci, però il regolamento esiste già ed è affisso nella porta di entrata del comune di Minervio. A Cave Fabbri li stiamo già mettendo, li stiamo già facendo, quindi sono infatti Fabio li sta già preparando, già contattato la ditta preposta per fare questa cosa. Quindi io credo che a un'aggiunta a questo regolamento, che mi sembra corposo e anche molto, che va a toccare molti punti della tutela e benessere animali, il discorso del regolamento dello sgambamento, cioè grazie per il consiglio, ma comunque c'è già. Quindi se questo basta, credo che non bisogna aggiungere altro al regolamento che abbiamo appena redatto. Grazie Eura, sarebbe stata l'occasione, se non ci sono dichiarazioni di voto? Avrei un'altra domanda da porre, è possibile? Grazie. Chiedo sempre al consigliere Tassinari, quindi quello che è affisso, per la mia conoscenza, quello che è affisso adesso alle aree sgabbatoio, insomma, sarà affisso, è un estratto di questo regolamento, no? Perché ancora non è stato provato, giusto? Quindi sono queste stesse disposizioni, quelle contenute nel regolamento, che sono tante. Sì, fanno parte del regolamento che abbiamo appena redatto, sì. Insomma è una parte, è uno stralcio, perché comunque non è che, cioè, ci sono i vari punti a cui i proprietari si devono attenere per il buon andamento dello sgambamento. Esatto, è sufficiente la risposta? Sì, no, ma infatti era esattamente quello che poi volevo chiedere io, cioè che appunto la parte, non all'intero regolamento, ma la parte specifica riferita in questo caso all'area sgambatoio fosse affissa con anche le relative sanzioni. Grazie. Va bene, grazie. Passiamo ai voti. Sono contenuti anche qui. Dichiarazione di voto? Nessuna? Passiamo ai voti. Sindaco Bonori. Favorevole. Tassinari. Favorevole. Mazzari. Favorevole. Favorevole. Sganci. Favorevole. Mallandi. Favorevole. 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 Colucci.
Favorevole. Cantelli. Favorevole. Pursi. Favorevole. Ricci. Favorevole. Perfetto, unanimità. Immediata eseguibilità? Non c'è. Non c'è lei, almeno non sembrerebbe. Non c'è chi? Ah, scusami. Non c'è l'immediata eseguibilità. Però non ma no, scusa, non ho letto il nome, scusate, no, sono andata all'altra riga. Sono andata all'altra riga, scusate. Io male, bene. No. Bene, passiamo al punto numero 11, regolamento per, per il funzionamento della consulta della cultura, approvazione e modifica. Chiedo di modificare il regolamento. Tutti hanno ovviamente, oltre la buona intenzione di fare qualcosa per il loro paese, hanno però tutti anche il curriculum e un vissuto che li porterà ad essere sicuramente preziosi per quello che verrà fatto sul nostro comune a livello culturale, quindi propongo di modificare per non escluderle, ma non per non volere, perché non c'è nessun motivo per farle, comunque anche da 7 a 9 risulta un numero con una operatività fattibile. Quindi propongo di modificare semplicemente la parte che riguarda l'articolo 3 sulla composizione e il numero dei componenti, portarlo da 7 a 9. Prego. Sì, sì, ottimo. E anzi, diciamo che in fase di costituzione, in quanto meno avevamo concordato 7 partecipanti in linea di massima, quindi vuol dire che in base alle nostre, diciamo, prospettive c'è stata una partecipazione attiva, quindi è ben auspicabile e ben volentieri. Mm-hmm. Grazie Federico, il motivo per il quale mi ha portato a chiedere questa modifica e ringrazio tutti loro per la generosità con la quale si mettono a disposizione della comunità. Posso, signor Sindaco? Certo. Posso intervenire? Se non erro, quando si decise di modificare, di mettere mano al regolamento e di modificare il numero dei componenti da 9 a 7, questo fu fatto per una ragione specifica, che non era legata al fatto che si pensava ci fossero pochi aspiranti, ma perché si è visto che nel precedente mandato la medesima commissione, e non solo quella, aveva operato in modo estremamente sporadico e quindi si era pensato tutti insieme, perché se non erro è stato unanime la votazione e quindi la valutazione, si è pensato per questo di provare a farne uno strumento più snello. Anzi, mi ricordo che si disse che in effetti riuscire a mettere insieme tante persone, quindi a concordare un giorno, un orario nel quale potessero essere tutti presenti, poteva essere una delle ragioni che avevano indotto a questa scarsa operatività della commissione. E dunque le ragioni erano queste. Ora, sono contentissima ovviamente del fatto che ci siano 9 persone anziché 7, ad essere disponibili a partecipare. Non so chi siano ovviamente le 2 persone che ipoteticamente rimarrebbero fuori. L'unica osservazione che faccio è che, come dire, nel giro di breve tempo rivediamo completamente una valutazione che era stata fatta sulla base di una conseguenzialità logica, quindi di un ragionamento. Io credo che, e spero anzi, che questa commissione, anche perché ormai è passato quasi un anno e quindi speriamo che cominci ad operare e che anche tutto il mondo della cultura e dello spettacolo possa
credo che la soluzione migliore sia quella di, e penso che tutti lo possano capire, anche le due persone che ne rimarrebbero fuori, sia quello di mantenere ciò che sia stato, che è stato deciso, dopodiché se effettivamente l'operatività è elevatissima, il numero di iniziative, di cose che vengono messe sul campo sono decisamente di spessore e quantitativamente ponderose, si può anche vedere in un qualunque momento, credo, di aumentare il numero, ma per una ragione a questo punto che è strettamente legata alla funzionalità e operatività della Commissione, così come è stata quella per cui si è detto passiamo da 9 a 7. Grazie consigliera Cantelli, ovviamente i componenti della commissione erano di più rispetto a 9, anche quelli della commissione cultura prima, se lo ricorda bene, quindi non stavamo discutendo sul numero 9 o 7, ma stavamo discutendo di un numero più alto di componenti e si era deciso 7 semplicemente per avere un numero che a tutti sembrava quello giusto per essere operativo. Le assicuro che la commissione, già così com'è la consulta, mi scusi, i componenti, quelli che saranno i componenti di questa consulta, sono già da tempo in collegamento tra di loro. Mi auguro che riescano e continuino con questa collaborazione, con questa voglia di fare qualcosa insieme. Quindi procedo con la richiesta e passo ai voti. Grazie. Io vorrei fare un'ultima dichiarazione invitando l'amministrazione, al di là che siano 7 o 9 membri, a implementare comunque questi organi in modo tale con progetti. Anzi, anticipo che la commissione consiliare di garanzia nei prossimi giorni metterà in agenda questa questione per aiutare l'implementazione di questi organi. Va bene, grazie. Dichiarazione di voto? Sono, votiamo. Okay. Scusa Roberta, ho avuto problemi col microfono, posso fare un piccolo intervento? Sono libero. Certo, scusami, vai. Ecco, non ho solo avuto problemi un attimo col microfono, anche per qualche istante di audio, per cui non ho sentito completamente l'intervento del consigliere Cantelli. Per quello che mi riguarda sono completamente d'accordo con il portare da 7 a 9 i membri della consulta della cultura, anche perché appunto meglio essere inclusivi in periodi, vediamo in tante situazioni dove è difficile reperire volontari, difficile reperire persone che si danno da fare per la comunità. Credo che il dover scremare, parliamo poi di portare da 7 a 9, non da 9 a 50, ma bensì quindi un esiguo incremento di quelli che sono i numeri, penso che possa solo far bene alle persone stesse che intanto hanno dato la propria disponibilità e alla nostra comunità tutta. Grazie. Grazie, libero. Votiamo. Allora, punto numero 11. Buonori. Favorevole. Passinari. Favorevole. Lazzari. Favorevole. Facchini. Favorevole. Sgarci. Favorevole. Banandi. Favorevole. Turrini. Favorevole. Bacciglieri. Favorevole. Poluzzi. Favorevole. Cantelli. Astenuta. Ferruzzi. Astenuta. Ricci. Favorevole. Allora, 11 favorevoli, 2 astenuti. 10 favorevoli. 10, scusa. Gli astenuti che abbiamo Tartaglia a vero che c'è Tartaglia. Ok. 10 favorevoli, 2 astenuti. Grazie. Immediata eseguibilità, stavolta c'è. Sindaco Bonori. Favorevole. Tassinari. Favorevole. Favorevole. Facchini. Favorevole. Sgarci. Favorevole. Banandi.
Favorevole. Urrini. Favorevole. Cancellieri. Favorevole. Ruzzi. Favorevole. Cantelli. Scusate, astenuta. Ferruzzi. Astenuta. Ricci. Favorevole. Come prima. 10 favorevoli e 2 astenuti. Bene, i punti all'ordine del giorno. Allora, passiamo al punto, all'interrogazione. Interrogazione, interpellanza. Nuovo polmone verde di Minervio, percorso salute, area giochi, bimbi, trascarichi, inquinamento e pericolo di contagio. Chi la legge? Sandra. Sì. Buonasera a tutti intanto. Allora, oggetto, nuovo polmone verde di Minervio. Mi sentite? Mi sentite bene? Bene, forte e chiaro. Ok, grazie. Percorso salute e area gioco bimbi fra scarichi, inquinamento e pericolo di contagio. Nel notiziario Prometeo del mese di marzo è stato pubblicato con ampio spazio e dotazione di immagini un articolo intitolato Minervio ha il suo nuovo polmone verde, nel quale si espone che è nati nord ed est dello stesso, mediante la messa a dimora di 3.520 piante tra alberi, arbusti e tapezzanti. In tal modo, prosegue l'articolo, SNAM e di Converso Stogit compie un intervento di compensazione delle emissioni sulla matrice atmosferica. E di questa paradisiaca oasi, generosamente offerta alla cittadinanza, la multinazionale del gas, sempre a proprio carico, collocherà giochi per bambini, strumento verso l'ambiente dell'amministrazione, che con lungimiranza avrebbe trasformato l'ampliamento di un'azienda del territorio in un'occasione ecologica per valorizzarlo. Si controdeduce al riguardo. Sugli interventi di compensazione e riequilibrio ambientale, la convenzione sottoscritta in data 8/11/2012 dall'ex sindaco signor Minganti, quella per intenderci con il comune, in cui il comune dichiarava la propria condivisione di massima al progetto di ampliamento della centrale di stoccaggio, ivi compreso quindi l'esercizio della sovrappressione. Al punto H delle premesse recita: l'amministrazione ha sollecitato Stogit a realizzare interventi di inserimento paesaggistico, ad esempio piantagioni, delle aree impiantistiche cluster comprese. La stessa giunta regionale della delibera approvativa della via stabiliva in ampliamento a quanto stabilito con la delibera consiglio comunale 50/2012 SNAM Rete Gas SPA dovrà provvedere alla realizzazione di fasce verdi lungo i lati sud-ovest, nord-ovest dell'impianto in progetto, che dovranno estendersi anche ai lati nord ed est dello stesso impianto. Quindi da quasi un decennio Stogit avrebbe dovuto realizzare la piantumazione oggi tanto enfatizzata, e quindi il che quindi è indice di grave inerzia a carico dei nostri amministratori. L'articolo numero 2 della convenzione, titolato misure di compensazione e riequilibrio ambientale, stabilisce inoltre almeno 7 interventi a carico di Stogit, la maggior parte dei quali paiono del tutto dimenticati e disattesi, il che non depone a favore della pretesa attenzione verso l'ambiente di questa amministrazione. Tra questi interventi, di cui si cita solo per rimanere in tema verde la creazione di aree verdi boschive su aree di proprietà pubblica e la realizzazione di opere di ingegneria naturalistica e mitigazione ambientale, nulla pare realizzato ad oggi con buona pace dei nostri amministratori. Sulle emissioni inquinanti della centrale di stoccaggio, polmone verde o polmone nero? L'argomento è decisamente una matassa molto ingarbugliata e ancora tutta da dipanare, come dimostra quanto esponiamo di seguito. E in un articolo pubblicato su Prometeo a dicembre 2012 si legge che dopo alcuni lavori di ammodernamento il sito avrebbe prodotto emissioni pari a 100, essendone altre difformi. Si consideri, per comprendere appieno tale dato, che se si rapportano le 164 tonnellate di NOS pari a 164 milioni di grammi a quanti NOS emette un veicolo a motore diesel Euro 4 che si aggira al mezzo grammo per i pochi chilometri di attraversamento del nostro paese, risulta che il volume delle emissioni di NOS del sito di stoccaggio è equivalente circa a 1 milione di auto diesel che giornalmente attraversano il centro di Minervio. Parliamo quindi di un inquinamento altissimo, peraltro concentrato in un periodo ristretto fra aprile e ottobre. Sul sito web del comune, il 23 febbraio 2019, sempre in tema di emissioni NOS,
della centrale di stoccaggio, è pubblicato un documento della Giunta regionale Emilia-Romagna che fa riferimento a 700 tonnellate all'anno, sia pure come risultato teorico massimo. Sul medesimo sito, qualche giorno dopo il 28 febbraio, compare un ulteriore articolo nel quale si riporta il controllo della qualità dell'aria. In tale articolo la centrale di stoccaggio, con lo stile di una favola da leggere ai bimbi d'inverno davanti al camino, viene bonariamente definita un vecchio giacimento di metano ora depleto e viene usato come una sorta di serbatoio naturale il cui gas viene estratto in inverno quando la domanda è maggiore e compresso in estate. L'attività di compressione ovviamente richiede un grande apporto di energia che viene ricavata bruciando gli appositi turbocompressori, proprio una parte di quel metano che viene movimentato. Le emissioni di atmosfera di questi compressori sono una delle criticità ambientali dell'impianto che richiede quindi la massima attenzione. Il sindaco pare prendere le distanze dalla regione e i numeri cambiano di nuovo. I turbocompressori emetterebbero durante il periodo di funzionamento ossidi di azoto che nel 2017 sarebbero stati pari a 34,7 tonnellate rispetto alle 106 degli anni precedenti. Ma in ogni caso non si cita la fonte e né viene data l'evidenza di questi dati. Si dichiara però nell'articolo che le emissioni restano comunque significative. Il 7 marzo, prodigiosamente, l'ex sindaco estrae dal cappello altri indici di inquinamento. Si parla di 30 tonnellate annue di NOx a fronte delle 100 precedenti. Quindi torniamo ad un dato annuo che però è inferiore a quello semestrale di qualche giorno prima. Si aggiunge però che inoltre dagli impianti stogici disperde nell'ambiente a causa di perdite di manutenzione una significativa quantità di gas naturali, che sono praticamente le emissioni fuggitive. Sembra l'estrazione di una tombola, ma senza alcun premio finale, perché purtroppo a perdere sono sempre i cittadini. A fronte di una tale babele di numeri, è certamente utile richiamare quanto affermato nel documento ufficiale, titolato Parere 2016 dell'11 marzo 2016, redatto dalla Commissione Tecnica di VIA del Ministero dell'Ambiente in sede di valutazione della domanda presentata dalla Stogit per l'ampliamento della concessione Minervio Stoccaggio, documento verosimilmente in possesso dell'amministrazione. A pagina 21 si dichiarano le seguenti emissioni annuali NOx: 132,1 tonnellate annuo per lo stoccaggio a pressione iniziale di giacimento, 154,6-158,9 tonnellate annuo per lo stoccaggio in sovrapressione al 107 della PI. Si tratta quindi di valori subordinati al rinnovo degli impianti turbocompressori TC3, TC4, TC7 e conseguente smantellamento dei precedenti turbocompressori molto più inquinanti. A queste emissioni si devono poi aggiungere le emissioni dei nuovi turbocompressori SNAM recentemente installati, quantificabili in ulteriori 63 tonnellate all'anno, fonte Prometeo dicembre 2012, per un totale che si colloca nel range fra i 195,1 e 221,9 tonnellate all'anno. È altresì noto che un componente degli ossidi d'azoto, NOS, è il biossido d'azoto, che è definito come un gas tossico, energetico, ossidante, con un grande potere irritante, molto reattivo ed altamente corrosivo, che svolge un ruolo fondamentale nella formazione dello smog. Quali sono le conseguenze sull'ambiente di tale emissione? Qual è l'incidenza ulteriore delle cosiddette emissioni fuggitive e diffuse di gas naturale che non risulta siano mai state monitorate? Ad oggi, nonostante gli impegni assunti nei confronti dei cittadini e le sollecitazioni insistenti di questo gruppo consiliare, non è mai stata eseguita nessuna campagna di rilevamento della qualità dell'aria e dunque anche i dati riferiti dall'amministrazione degli articoli citati non hanno avuto alcuna evidenza. Concludendo, ignoriamo e temiamo che i nostri amministratori per primi ignorino cosa stiamo respirando tutti noi, cosa respireranno i nostri bimbi e i nostri giovani quando fruiranno del polmone verde, proprio nel periodo in cui si concentrano maggiormente le emissioni inquinanti, e quale sia lo scenario prevedibile in conseguenza delle aspirazioni di Stogit e in aumento delle capacità di stoccaggio condivise da questa maggioranza. Noi riteniamo indispensabile ed ormai indifferibile che vengano eseguiti ora e nel futuro, con periodicità programmata, tutti i necessari rilievi le cui risultanze, come impone la legge, siano pubblicate ed esposte alla cittadinanza.
Di più, non è mai stata effettuata una valutazione dell'inquinamento del terreno e delle falde sottostanti la centrale. Sul sito della Regione Abruzzo, 15/6/2018, è stata pubblicata la seguente notizia. Per anni rassicurazioni del tipo l'impianto funziona nel pieno rispetto delle regole ed eventuali problemi di matrice ambientale non dipendono da esso, oggi, grazie a un accesso agli atti e i terreni e le falde sottostanti l'impianto Stogit di Minervio, vorremmo rammentare a riguardo che nella seduta assembleare del 28 novembre 2018 l'assessore Gazzolo, su interpellanza della consigliera Gibertoni, ad oggetto questioni e procedure riguardanti i siti di stoccaggio di gas naturali presenti sul territorio regionale, con particolare riferimento al relativo monitoraggio, precisava le attività di controllo di ARPA, sempre nell'ambito dei piani di monitoraggio e di controllo dell'impianto, consistono in un'ispezione dell'impianto in esercizio, nel campionamento delle emissioni convogliate in atmosfera e negli scarichi a campione e del campionamento delle acque sotterranee. Immaginiamo che l'attenzione verso l'ambiente dei nostri amministratori li abbia indotti ad effettuare una tale valutazione e siano pertanto in grado di rassicurarci fornendo dati completi ed aggiornati, di cui ovviamente prenderemo atto con soddisfazione. In caso contrario, riteniamo assolutamente necessario che si proceda a una richiesta di dati da parte di Stogit e conseguente verifica o un rilevamento diretto prima di autorizzare la fruizione al pubblico di questo polmone verde. L'attenzione verso l'ambiente non si dimostra millantando la creazione di una sorta di oasi protetta nella quale i nostri cittadini possono ritemprarsi, respirando a pieni polmoni, ma si dimostra verificando prima la qualità dell'aria che si vuol far loro respirare e la salubrità generale dell'ambiente e poi adottando tutte le misure atte a far sì che il sito sia costantemente monitorato e rientri sempre nei giusti parametri. Sulle possibili correlazioni con la diffusione del Covid-19, in questi giorni si è molto discusso in campo scientifico, come riportano i giornali, del rapporto fra l'emergenza coronavirus e l'inquinamento atmosferico in pianura padana. Sono infatti stati avviati una serie di progetti, fra cui il progetto PREPARE, guidato dalla Regione Emilia-Romagna, che hanno lo scopo di investigare l'andamento delle concentrazioni dei diversi inquinanti su tutto il territorio in relazione alla variazione delle emissioni e delle condizioni meteorologiche. I dati così raccolti saranno resi disponibili per approfonditi studi ambientali ed epidemiologici legati agli effetti dell'inquinamento atmosferico sulla salute, anche con riferimento alla pandemia Covid-19. Non dimentichiamo che SIMA, Società Italiana Medicina Ambientale dell'Università di Bari di Bologna, hanno assunto al riguardo una posizione chiara, confermando che la letteratura scientifica già dimostra che i virus sono trasportati anche dalle polveri sottili. In questo quadro riteniamo sia ancora meno opportuno consentire l'uso dell'area favorire in tal modo, anche solo ipoteticamente, una diffusione virale ancora tutta in essere, che fino ad ora fortunatamente non ha colpito in modo eccessivo la nostra comunità, ma che a seguito di decisioni incaute potrebbe avere una recrudescenza. Per tutte queste ragioni ci chiediamo, è il caso di accettare la possibilità, fosse anche solo minima, che i nostri giovani, i nostri bambini, spesso accompagnati dai nonni che sono soggetti più fragili, possano essere esposti al rischio di questo contagio? Ciò premesso, rammentato e considerato, i sottoscritti consiglieri chiedono all'illustre sindaco di conoscere innanzitutto quale sia l'ampliamento aziendale a fronte del quale è stato realizzato in compensazione il cosiddetto polmone verde, se siano disponibili dati recenti ed ufficiali sulle emissioni di ossidi di azoto ed altri inquinanti prodotte dalle attività di stoccaggio gestite a Stogit Dam durante il periodo di rilascio, che soprattutto durante il periodo estivo, aprile-ottobre, quando i turbocompressori lavorano a pieno regime. Ed in che tempi l'attuale amministrazione intenda realizzare d'intesa con ARPA e comunque con tutti i soggetti competenti e coinvolti la campagna di monitoraggio della qualità dell'aria, già preannunciata un anno e mezzo fa dalla precedente, e a questo punto il controllo dell'eventuale inquinamento di terreno e falde sottostante la centrale. Se ritenga comunque, come noi invitiamo a fare, di soprassedere all'apertura del
al pubblico del cosiddetto polmone verde, che in verità allo stato si presenta come un poco allettante terreno zolloso con minuscole pianticelle, in attesa di avere i dati derivanti dagli obbligatori controlli preliminari sopraindicati. Se, come noi riteniamo indispensabile, ritengo opportuno valutare alla luce della normativa di riferimento, cosiddetta legge SEVA ISO 3, se l'uso al pubblico dell'area verde a ridosso della centrale comporti preliminari comunicazioni, verifiche e controlli da parte dei soggetti ed enti ivi indicati, nonché l'elaborazione di specifiche regole comportamentali e di sicurezza. Concludere brevemente. Ho già finito. Ho già finito. Sta sollecitando sul rispetto dei tempi. Grazie. Gli ultimi due punti: se come previsto dalla convenzione in essere con Stogit non sia più appropriato e ragionevole individuare aree pubbliche più di facile accesso e di sicura fruizione, nelle quali, come da impegni assunti Stogit, realizzi piantumazioni a arredo verde se non già esistente, provveda a corredare i digiochi, attrezzature igieniche e quant'altro. E infine, proprio in ragione dell'attenzione verso l'ambiente di questa amministrazione, si fregia considerato il nuovo uso pubblico di parte dell'area dello stabilimento Stogit, reputi opportuno riprendere la discussione sull'esercizio della sovrappressione come richiesto ed espresso dalla maggioranza dei cittadini anche in forma associata. Grazie. Bene, non fatemi ripetere ogni consiglio, per cortesia di rispettare i tempi per esporre le questioni. Mi scuso. Risponde la consigliera con delega all'ambiente, Daria Sgarzi. Prego, Daria. Grazie. Allora, ho preparato una risposta scritta a questa interpellanza, che appunto richiedeva risposta scritta, quindi se per voi va bene leggerei questa. E ho cercato di essere un po' più concisa e rispondere solamente in modo puntuale alle domande che vengono poste nell'interpellanza. Allora, in merito al punto A, l'area piantumata di Via Zena è intesa come una delle misure di mitigazione stabilite a fronte del nuovo impianto di compressione della società Snamrete Gas, che consiste in due nuovi compressori attivati nel luglio e nel settembre 2019. In particolare, il nuovo nodo è stato autorizzato dal Ministero dello Sviluppo Economico nel 2014. Ed è stato ultimato, entro i termini stabiliti dal decreto, nel luglio 2019. I lavori per la realizzazione dell'area, che come tutte le opere di mitigazione prevedeva il ripristino delle aree di cantiere, non potevano iniziare che dopo la fine dei lavori. Sono in effetti iniziate nel 2019 e si sono concluse nei primi mesi del 2020. L'amministrazione non ravvisa in ciò nessun ritardo o inerzia. Al contrario, vogliamo ricordare che quelle ottenute a fronte della Convenzione 2012 sono le prime opere di compensazione e mitigazione ottenute finora dal Comune di Minerbio per tutti i disagi che il nostro territorio ha dovuto subire a causa della presenza degli impianti di compressione e stoccaggio di gas naturale. Disagi in termini di emissioni inquinanti, impatto sul paesaggio e vincoli nell'uso del territorio, che da oltre 50 anni ricadono su Minerbio e suoi abitanti e per cui, come l'interrogante Cantelli sa bene, nessuna amministrazione in precedenza aveva ottenuto alcun risarcimento, indennizzo o compensazione, nemmeno quella che la vedeva vice sindaco, quando probabilmente le emissioni in atmosfera dei turbocompressori erano ben superiori a quelle attuali. In merito al punto B, dati recenti ed ufficiali sulle emissioni rilevanti per tutti i tipi di matrice di interesse, aria, acque e terreno, sono pubblici e disponibili per tutti i cittadini, nonché per le amministrazioni, e possono essere visionati sugli appositi portali online di carattere regionale o nazionale. Tali dati provengono dal monitoraggio che tutte le attività che comportino un significativo impatto sull'ambiente sono tenute a produrre e a pubblicare con cadenza predefinita, nonché da periodiche ispezioni dell'autorità competente, in questo caso ARPAE. I dati disponibili più recenti riguardo i consumi energetici ed il monitoraggio delle emissioni su tutte le matrici sono contenuti nella relazione annuale 2019. In merito al punto C, non mi è chiaro cosa intendano le richiedenti. Come è stato illustrato nella risposta precedente, tutte le attività con un significativo impatto ambientale devono eseguire e pubblicare i risultati del monitoraggio delle emissioni su tutti i tipi di matrici. Sono anche stati pubblicati i risultati di un controllo delle emissioni in aria nelle zone circostanti gli impianti di stoccaggio gas effettuato nell'agosto 2019. Se invece il riferimento fosse al monitoraggio della qualità dell'aria intrapreso da ARPAE nel comune di Minerbio, ricordiamo che questo si è recentemente concluso.
È stato costituito da 3 campagne tenutesi a fine giugno e fine agosto 2019 e a fine febbraio 2020. La campagna è stata finalizzata a verificare se i valori della qualità dell'aria nel territorio di Minerbio siano in linea con quelli rilevati sul territorio metropolitano e regionale. Stiamo aspettando da ARPA i risultati, l'elaborazione statistica delle 3 campagne e il commento dell'agenzia. Ovviamente stiamo ancora aspettando perché la rilevazione si è conclusa proprio in coincidenza dell'esplosione dell'epidemia e dell'emergenza sanitaria, quindi non ci siamo sentiti di insistere più di tanto con richieste di dati, insomma. Punto D. L'area piantumata antistante l'impianto di stoccaggio gas, come già ricordato, è stata completata pochi mesi fa, dunque non può presentare alberi già totalmente sviluppati. Per quanto riguarda l'allestimento di giochi per bambini e del percorso fitness, questi sono stati collocati su un'area di proprietà Stogit SNAM e sono una loro realizzazione, che mettono a disposizione della comunità. Ovviamente l'eventuale possibilità di utilizzo da parte del pubblico avverrà a discrezione di Stogit SNAM e sotto la loro responsabilità, per quanto riguarda la vigilanza e in questo periodo la sanificazione, come per tutte le attrezzature di proprietà dei privati. Punto E. Data la posizione dell'area attrezzata del percorso fitness, riteniamo che se e quando queste venissero cedute al Comune di Minerbio, sarà nostra premura predisporre l'installazione di segnaletica informativa riguardo le norme di comportamento in accordo con il piano di emergenza esterna. Punto F. Ricordiamo che, in accordo con quanto stabilito dalla Convenzione del 2012, questa piantumazione non è l'unica misura di mitigazione ambientale raggiunta dalla precedente amministrazione. Le compensazioni ottenute sono state destinate a varie opere per il miglioramento della viabilità, ad interventi per l'efficientamento e la riqualificazione energetica di edifici pubblici, quali le scuole o la casa protetta, ed al potenziamento del verde pubblico. È assolutamente riduttivo quindi pensare che le uniche compensazioni siano le recenti piantumazioni e le opere di mitigazione recentemente effettuate. Punto G. Come abbiamo sempre ripetuto, l'amministrazione non ha alcun pregiudizio o posizione che possa precludere una discussione seria e basata sulla buona fede. Semplicemente, poiché purtroppo nessun intervento a livello comunale può prevalere su decisioni prese a livello ministeriale, non ci sentiamo di prendere posizioni e fare ai cittadini promesse che sappiamo di non poter mantenere. Vogliamo comunque ricordare che, ad oggi, l'esercizio in sovrappressione non è operativo e che dal 2019 la Regione Emilia-Romagna ha sospeso il suo parere in merito alla sua autorizzazione. Grazie Daria. Daria, consigliere, no, consigliere Ferruzzi che ha presentato, può fare... Un attimo solo. Roberta, il microfono disattivato. Ma infatti non sto parlando, è Sandra Ferruzzi che può fare un intervento, ha detto un attimo solo, probabilmente sta... Sono io che ho detto un attimo solo. Niente, io volevo chiedere, cioè, ha detto che non posso fare una domanda, Roberta? No, volevo solo chiedere ad Aria, ma... Per quello che riguarda i monitoraggi dell'aria, ma neanche i primi precedenti, non abbiamo avuto nessun esito? Cioè ce li mandano tutti in una volta finiti tutti quanti? Abbiamo avuto degli esiti parziali, nel senso ci sono stati dati i risultati dei singoli rilevamenti, ma il risultato dell'ultimo e l'elaborazione appunto di tutti i dati congiuntamente, quindi un confronto che sia sensato prendendo in considerazione i dati delle precipitazioni per esempio o insomma i dati atmosferici in generale, quello ancora non ci è arrivato. Va bene, però quelli delle cose intermedie sì, delle precedenti due rilevazioni, quelle sì. Ecco, allora ti chiederei se è possibile avere risultati di quelle intermedie, tanto così per cominciare a guardarci. Sì. Leggo qualcosa in particolare adesso? Daria, non allunghiamo adesso le cose, magari me lo mandi nella posta elettronica e poi ci guardiamo, ok? Oppure fa un appello agli atti, va bene? Ah, va bene, ok. Soddisfatta o non soddisfatta? Prego. Insoddisfatta. Insoddisfatta, bene. Sì, grazie. Prego. Mi scusi, signor Sindaco, avrei una precisazione da chiedere. Sulle modalità, no,
sulla procedura, sulle modalità operative del Consiglio, non su questa, su questa interpellanza. Prego. Grazie, signor Sindaco. Allora, lei prima è intervenuta per velocizzare il consigliere Ferruzzi. A me non sembra che ci siano, ma forse mi sbaglio io, nel regolamento comunale di funzionamento del Consiglio dei tempi da dedicare alla lettura di una interpellanza o di una interrogazione. Sono stabiliti dei tempi, questi famosi 3 minuti capestro, per una serie di repliche o di brevi, si parla di una breve illustrazione, ma che è una cosa diversa dalla lettura. Pertanto io chiederei conferma del fatto che se un'interpellanza deve essere letta in 10 minuti, 10 minuti devono essere. Grazie. Benissimo, faccio rispondere tecnicamente al segretario a questa domanda. Prego. No, sui tempi di... chiedo a voi dove sono i 10 minuti. Mi scusi, signor segretario, era semplicemente un esempio per dire che se un'interpellanza deve essere letta in 10 minuti o in 20 minuti o quelli che sono, non ci sono dei limiti di tempo fissati dal regolamento. L'unico soggetto che può procedere nell'interpretazione autentica è lo stesso Consiglio Comunale. Rispetto all'interrogazione e alle interpellanze si fa riferimento a ovvero sia al momento della trattazione il presentatore legge il testo dell'interrogazione o dell'interpellanza, eventualmente illustrando brevemente i motivi che hanno portato alla presentazione, parlando comunque per non più di 3 minuti. Il comunque è riferito a tutto quanto precede. Se così non è la lettura sua o di qualche altro consigliere, questo consiglio è deputato ad interpretarla. Il dato è che se uno presenta un'interrogazione o un'interpellanza enciclopedica, non tiene il consiglio a leggere tutta l'enciclopedia per la sua interrogazione o interpellanza. Quindi o è la lettura o è la rappresentazione sintetica è motivata della interrogazione o dell'interpellanza, anche perché l'interrogazione e l'interpellanza la conosce il presentatore, la conosce anche chi deve rispondere, perché viene ricevuta dall'ente, dall'assessore o dal sindaco, che viene letta e quindi è conosciuta dalle parti. Questa è la mia lettura, ma è la mia, ripeto, l'interprete sicuramente autorizzato è il Consiglio Comunale, quindi se il Consiglio Comunale ritiene di scrivere che un'interrogazione può durare anche 5 ore, non c'è altro da fare che scriverlo e approvarlo. Questo è il mio giudizio. I 10 minuti o 15 non li trovo da nessuna parte. In Parlamento, per la presentazione di un'interrogazione o un'interpellanza, sono 3 minuti. Parlamento italiano, comunque, per carità. Grazie. Mi scusi, ma in realtà non volevo assolutamente introdurre una prassi o una procedura per cui ci siano delle interrogazioni o delle interpellanze enciclopediche. Perché voglio dire, tra due estremi, secondo me ci può essere una via di mezzo. Credo che il nostro regolamento comunque necessiti di un aggiornamento. Lo faremo, siamo d'accordo, quindi lo faremo, lo porteremo in commissione, lo modificheremo e lo voteremo. Grazie. Passiamo a... Grazie. A completamento di quello che stavamo dicendo, non mi pare, non mi sembra, ma le registrazioni ne sono testimone, che mai a un'interrogazione, un'interpellanza sia stata limitata a 3 minuti. La consigliere che ha preceduto nella lettura penso sia stata 10 minuti, io non l'ho cronometrata, però se questo è necessario lo possiamo anche cronometrare. Non mi pare che siano stati richiamati 3 minuti dalla Presidenza né suggerita dal sottoscritto. Ripeto che non sono l'interprete del regolamento comunale, faccio la mia lettura,
se non concilia con quella del consigliere o dei consiglieri, si fa un'interpretazione autentica, ma la fa questo consesso, questo consiglio comunale, non il singolo consigliere. Bene, grazie segretario. Interrogazione sulla pandemia da Covid-19 fase 2, lavori pubblici ed edilizia scolastica, presentata sempre dai consiglieri Cantelli e Ferruzzi. Legge la il consigliere Ferruzzi. Sandra. Allora, pandemia da Covid-19 fase 2, lavori pubblici ed edilizia scolastica. E come noto, con DPCM del 26/4/2020 relativo alle prime due settimane, è stata da poco avviata la cosiddetta fase 2 Covid-19, con lo scopo di consentire una graduale ripresa dell'attività produttiva e sociale. In particolare, per quanto qui occupa, ricordiamo che a partire dal 27 aprile 2020 è stata consentita anche la riapertura, se in grado di rispettare i protocolli di sicurezza, dei cantieri per carceri, scuole, presidi sanitari, case popolari e per la difesa del dissesto idrogeologico. Per quanto riguarda l'istruzione, il Ministero, con la nota 622 del 1 maggio 2020, ha ribadito che con l'avvio della fase 2, previsto dal DPCM 26 aprile 2020, le disposizioni già in essere e confermato la collocazione in modalità di lavoro agile del personale amministrativo tecnico, consentendo la presenza fisica nelle sedi proprio solo per le prestazioni indifferibili. Il ministro Azzolina ha poi preannunciato che la riapertura delle scuole avverrà a settembre con una nuova organizzazione ora in esame che tuteli al contempo il diritto della salute e quello dell'istruzione. L'ipotesi che pare più accreditata prevede classi divise fra lezioni a scuola e online. Quindi la metà degli studenti per metà settimana si recherebbe a scuola e per il resto della settimana lo farebbe l'altra metà. E quindi sulle classi pollaio il ministro ha dichiarato con forza: non possiamo far tornare gli studenti a scuola con 28-30 persone per ogni classe. Osservato che da quanto sopra si deduce che sarà verosimilmente necessario intervenire sulle strutture scolastiche al fine di adattarle al meglio alla nuova didattica e alle diverse modalità di frequentazione da parte degli studenti che si vanno delineando, le esigenze di distanziamento sociale incideranno inoltre sui trasporti scolastici, come del resto avviene ora per i restanti trasporti pubblici, il che dovrebbe indurre a farne, laddove possibile, un uso limitato. I plessi scolastici, salvo sporadiche frequentazioni del personale tecnico ed amministrativo, rimarranno chiusi per un lungo periodo di tempo, facilitando così l'approntamento di cantieri per lavori esterni ed interni agli edifici. Rammentato che il bilancio comunale annuale e triennale 2020-2022 contiene uno stanziamento in conto capitale di 406.000 euro, specificatamente destinato a finanziare la riqualificazione della scuola secondaria di primo grado Cavour, in quanto unico ed ultimo edificio scolastico su cui intervenire, e inoltre previsto nel triennio un investimento per finanziare la realizzazione di una palestra adiacente alla scuola primaria di Cadefabbri e in prossimità degli impianti sportivi, considerato che questo gruppo consigliare ha più volte sottolineato lo stato di degrado e pericolosità nel quale versa l'edificio sede della scuola Cavour e l'urgenza degli interventi previsti, ma fino ad oggi irrealizzati dall'amministrazione. Analogamente abbiamo sostenuto e ribadito l'importanza fondamentale, non solo per gli alunni di Cadefabbri, ma per l'intera comunità della frazione, della realizzazione della palestra da destinarsi negli orari extrascolastici anche ad ulteriori attività sportivo, ludiche, ovviamente compatibili con l'uso primario, ma soprattutto oggi con le regole igienico-sanitarie conseguenti alla pandemia. Infine, questo gruppo consigliare ritiene che gli interventi di edilizia scolastica, intendendosi per tali non solo la riqualificazione della scuola Cavour, ma anche e soprattutto la realizzazione della palestra nel plesso di Cadefabbri, abbiano carattere prioritario e che i tempi attuali, stando alla chiusura fino a settembre, siano decisamente ottimali anche per la loro esecuzione. Ciò premesso, rammentato e considerato, i sottoscritti consiglieri chiedono all'illustrissimo sindaco di conoscere se, come noi ripetiamo, indifferibile e in che tempi l'amministrazione intenda avviare e realizzare il progetto di riqualificazione della scuola Cavour, tenuto pure e in debita considerazione le esigenze nascenti dalla didattica post-Covid-19, e se, come noi riteniamo, reputi opportuno intervenire sulle previsioni di spesa in conto capitale iscritte nei bilanci in modo da valutare l'anticipazione rispetto ai tempi inaccettabilmente dilatati
ora previsti dalla realizzazione della palestra nel plesso di Cade Fabbri, rammentandosi al riguardo l'impiego non solo scolastico, ma appunto aperto all'intera comunità della struttura e l'ulteriore non trascurabile vantaggio dell'abolizione del servizio di trasporto dalla frazione a Minervio a vantaggio della salute e della sicurezza dei nostri bambini. Grazie. Consigliere Ferruzzi, risponde l'assessore Fabrizio Tugnoli. Ecco, bene, mi sentite? Sì, allora, gentile interpellante, passo subito al merito dell'interpellanza senza con questo volerne avvallare i contenuti esposti nelle premesse che richiederebbero diverse rettifiche. L'avvio dell'intervento di manutenzione e conservazione architettonica è previsto come indicato nella programmazione dei lavori pubblici nel corrente anno, ben prima dell'emergenza sanitaria. Nulla c'entrano però le modalità didattiche che saranno definite dalle istituzioni scolastiche in seguito all'emergenza coronavirus. In relazione a quest'ultime, in accordo con l'amministrazione della scuola, opereremo i possibili altri interventi connessi all'avvio della didattica nella fase d'attenzione dell'emergenza predetta, anche di carattere provvisorio e che per questo si caratterizzano per essere tempestivamente realizzabili. L'intervento di costruzione della palestra Cade Fabbri è previsto nella seconda annualità della programmazione dei lavori pubblici. Anche in questo caso, se funzionale alla cosiddetta fase 2, si ricorrerà a strutture temporanee per ragioni di tempestività realizzativa che non potrebbe garantire una costruzione in edilizia tradizionale come quella precitata e programmata. Grazie Fabrizio. Consigliere Ferruzzi vuole chiedere qualche precisazione? Un'altra cosa che mi veniva in mente, io però non sono tanto a Minervio, ma quando cammino un po' in giro così guardo, però non ho visto che ci siano delle cose in partenza sulla scuola Cavour. Diceva Fabrizio che era già stato, avevate già deciso, già pensato di iniziare i lavori, ma cioè siamo già a giugno. Io per la verità ho detto che l'opera è prevista fin dall'inizio dell'anno e che quest'anno, proprio perché è programmata su quest'anno, avranno inizio degli interventi che però non sono correlati all'emergenza, no? In quanto tant'è che l'opera era già prevista ben prima dell'emergenza e quindi sì. Viceversa, qualora per lo svolgimento della didattica secondo le indicazioni in via di definizione da parte del Ministero e della scuola siano necessari degli ulteriori spazi o l'impiego di diverse modalità di spazi già esistenti, si eseguiranno degli interventi di carattere transitorio che anche per questa ragione possono essere tempestivamente realizzati. Però ad oggi l'esigenza della scuola e le modalità con cui vorranno condurre il prossimo anno scolastico e di conseguenza le caratteristiche funzionali che deve avere l'edificio in questo senso non sono ancora evincibili dall'istituzione scolastica. Ecco, sono in via di definizione da parte dell'istituzione stessa. Ok, quindi aspettiamo ancora un po'. Va bene, grazie. La consigliera Ferruzzi che dice, come molti banalmente sostengono, come mai i lavori nelle scuole non sono state fatte quando le scuole sono chiuse, risultare che i cantieri sono stati i primi ad essere sospesi. Sì, ma questo no, ma di questo ne sono consapevole. Consapevole, quindi chiedere contestualmente che vengano fatti i lavori quando sono fermi e ferma le persone che devono lavorare a questi cantieri mi sembra veramente semplicemente una richiesta, non dico superficiale, ma veramente che non tiene in considerazione o la scarsa conoscenza di come è andata la pandemia e di cosa ha comportato, quali sono state le attività sospese, oppure semplicemente come sempre l'interesse di sottolineare qualcosa che a vostro avviso non è stato fatto o non verrà fatto. Grazie. No, non era quello, non volevo dire quello, cioè dicevo nel periodo in cui la scuola è chiusa è impossibile farli semplicemente perché non c'erano i cantieri, ma anche perché quegli interventi non erano stati programmati per questo periodo. Vi ricordo inoltre che il nostro mandato ha durata di 5 anni, quindi okay. Le opere che sono nel nostro mandato abbiamo 5 anni di tempo per farle. Grazie. Perfetto, grazie a lei. No, insoddisfatta, grazie. No, insoddisfatta.
risposta all'interpellanza presentata dal consigliere Ricci. Sanificazione pubblica. Posso fare... No, oddio, non vedo il consigliere Ricci. Ecco. Bene, Federico, peraltro ci è giunta la tua dichiarazione. Niente. Prego. Dunque, ho presentato questa, diciamo, interpellanza sul tema della sanificazione pubblica e, con la richiesta di quali interventi di sanificazione pubblica siano stati fatti e chiederei di porre maggiore attenzione sulla questione della sanificazione generale e del territorio pubblico con un maggiore focus sull'igiene e la pulizia del territorio, dato il momento, diciamo, di richiesta. Grazie. Brevemente. Grazie. Prego. Ti ringrazio per le domande che poni, che ci danno la possibilità di dare ai cittadini del valore aggiunto, nel senso che chiedi cose all'amministrazione se sono state fatte o meno. Grazie anche per la brevità con le quali le esponi. Risponde la consigliera con delega Daria Sgarzi. Prego. Sì, allora, anche qua leggo la risposta che avevo preparato. Durante il periodo del lockdown dovuto all'emergenza Covid-19, ricompreso nei mesi di marzo e aprile, si è provveduto ad eseguire in via straordinaria il lavaggio delle strade comunali rientranti nelle zone ad alta densità abitativa. Tale operazione è stata fatta in sostituzione del periodico spazzamento strade previsto dalla convenzione con ERA SPA. Gli interventi sono stati eseguiti con una cadenza quindicinale da ERA stessa. Contestualmente si è provveduto a mantenere attiva la raccolta dei rifiuti abbandonati in prossimità dei cassonetti, funzionale al mantenimento del decoro e igiene urbana. Le operazioni di sanificazione con prodotti disinfettanti degli spazi pubblici, quali strade, piazze, marciapiedi e luoghi aperti in genere, non sono state oggetto nel periodo, anzidetto, di alcuna indicazione igienico-sanitaria a che ciò fosse messo in atto. Con comunicazione del 20 marzo 2020 agli enti, la stessa ASL di Bologna, in accordo con il Consiglio del Sistema Nazionale a Rete per la Protezione dell'Ambiente, l'Istituto Superiore di Sanità e ISPRA, ha specificato che la sanificazione con disinfettanti, quali il sodio ipoclorito, cioè la candeggina, non sono richieste né consigliate nei decreti né nei documenti operativi, poiché non esiste alcuna evidenza che le superfici calpestabili siano implicate nella trasmissione del virus. Al contrario, a contatto con i materiali organici presenti sul pavimento stradale, la candeggina potrebbe dare origine a sottoprodotti estremamente pericolosi, quali cloramine, trialometani e altre sostanze cancerogene. Da maggio sono riprese le normali operazioni di pulizia strade con spazzatrice, le quali potranno essere integrate con operazioni di lavaggio in base alle necessità legate alla scarsa piovosità del periodo estivo. Al contrario, anche nelle circolari viene ribadita l'importanza di disinfettare gli ambienti chiusi. Per garantire la sicurezza dei dipendenti comunali e dei cittadini è stata effettuata la sanificazione degli uffici pubblici, come appunto è stato illustrato nel punto trattato precedentemente. Grazie Daria. Federico, chiarimenti? Soddisfatto. Grazie. Prego. Passiamo alla seconda interpellanza, sempre presentata dal consigliere Ricci. Iscrizione, grazie. Grazie Federico, risponde l'assessore Nicolò Facchini. Grazie, mi sentite? Sì. Sì. Grazie Roberta, grazie Federico. Di solito sono abituato ad andare un po' a braccio su questi temi qua, però preferirei questo giro leggere due righe che ho messo giù attentamente per evitare di saltare anche una semplice virgola, perché sui tributi locali è opportuno comunque focalizzarci tutti senza saltare alcuna parte che potrebbe comunque essere sostanziale. Facciamo un focus su ciò che abbiamo messo in pratica e quelle che sono le misure, giusto per saperlo, ecco, nelle corde dell'ente, perché si fa spesso presto ad additare il comune come responsabile di soggetto che non mette in campo le misure necessarie, però dobbiamo capire
che strumenti ha il comune per poter fare determinate scelte. Allora, innanzitutto ne approfitto per fare i complimenti a Federico, di cui ho appreso praticamente il quasi conseguimento della laurea pochi minuti fa, da collega di studente di economia, quindi un grande in bocca al lupo per l'ultimo passaggio, che è quello della proclamazione, della discussione finale. Grazie, Nicolò. Allora, vado un attimo alla risposta. Non lo sapevamo, io aspetto che tu l'abbia fatta da me prima di farti. Infatti ho fatto l'in bocca al lupo. Okay. Hai avuto notizie dall'ANSA, ultimo minuto. Allora, grazie, Nicolò. Vado di lungo leggendo. Allora, gentile Federico, gentile sindaco, gentili consiglieri tutti, l'istanza proposta evidenzia un chiaro nonché nobile segnale di interessamento alla collettività che in questa sede siamo tenuti a rappresentare. Ringraziando il proponente cerco di rappresentare il ventaglio di misure economiche che nelle corde dell'ente abbiamo potuto mettere in campo per fronteggiare l'emergenza sanitaria. L'epidemia ha evidenziato alcune difficoltà nel tessuto produttivo, nelle famiglie e inevitabilmente anche negli enti pubblici, che si trovano a fare i conti con maggiori servizi da erogare a fronte di minori prelievi tributari. Primo punto è la Tari. Le scadenze 2020, inizialmente previste per le date del 31 maggio e del 30 settembre, sono state prorogate e suddivise rispettivamente al 31 luglio, 30 settembre e 2 dicembre. Una delibera di ARERA, Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, ha disposto alcune riduzioni per le utenze non domestiche chiuse a causa del Covid. Queste riduzioni non sono ancora state quantificate in quanto la delibera non è chiara nell'applicazione e coinvolge anche Atersir nella determinazione di importi e coefficienti. Le riduzioni in oggetto saranno dedotte, non appena possibile, nel corso delle prossime rate, sebbene sia ancora da capire quali saranno le fonti di copertura. E qui parliamo di Tari. Passiamo alla TOSAP. Le scadenze relative ai mercati sono state prorogate dal 30 aprile 2020 al 31 luglio 2020, mentre le rate successive al 30 settembre e al 31 ottobre, del medesimo anno. Per quanto concerne la TOSAP temporanea relativa alle fiere dell'anno 2020, la rata in scadenza al 31 marzo è stata differita al 30 settembre. Qua facciamo un attimo un focus sull'ultimo decreto, in termini proprio di freschezza della materia normativa, che è il decreto di rilancio, di cui tutti avranno sentito parlare, affermando che il decreto rilancio prevede un'esenzione TOSAP per le attività di somministrazione, bar e gelaterie, eccetera, dal 1 maggio al 31 ottobre. Questa minore entrata sarà coperta da un fondo da costituire presso il Ministero. Si rimane ancora in attesa, questo è importante, di chiarimenti a carattere nazionale per quanto concerne la TOSAP maturata durante il periodo di lockdown, perché praticamente il decreto ci dice dall'1 maggio al 31 ottobre, benissimo, non si paga la TOSAP. Rimane il periodo del lockdown, cioè il periodo in cui le attività sono rimaste chiuse a causa di questa, a causa di un DPCM, per intenderci. Quindi qua notiamo sin da subito che la matrice è quella nazionale e non quella locale, giusto anche per capire un po' quale sia la gerarchia delle fonti. Per l'imposta di pubblicità non abbiamo previsto nulla, poiché le imprese in realtà alla data di scadenza prevista al 31 di gennaio di quest'anno non hanno accennato particolari limitazioni, infatti parliamo del 31 gennaio come data di scadenza. Nel periodo di emergenza sanitaria quindi era già stato versato quanto dovuto. Si trattava di una semplice scadenza che è stata sorpassata in termini temporali dall'emergenza sanitaria. Concludiamo con l'IMU, in cui il decreto rilancio, di cui il decreto rilancio non ha previsto nulla in termini di IMU, ad esclusione dell'esenzione dal pagamento della prima rata per agriturismi e alberghi. Per la generalità dei contribuenti diventa difficile prevedere uno slittamento delle rate, un po' a causa della quota di competenza erariale, un po' per il conseguente indebolimento del gettito di bilancio. La prima scadenza IMU quindi rimane invariata al 16 di giugno, tra qualche giorno, e dentro il 31/7 si approveranno le aliquote per il 2020. Sull'IMU, infatti, il decreto rilancio prevede questa esenzione per, come abbiamo detto, agriturismi e alberghi. Però non dimentichiamoci che l'IMU non va tutto nelle tasche dei comuni, ci va parzialmente, perché se facciamo riferimento
all'IMU che grava sui capannoni, categoria catastale D, solamente una quota residua va nelle casse minima, va nelle casse dei comuni. Quindi anche lì, per non creare un disallineamento rispetto alla matrice statale, bisogna un attimo seguire un po' di logica e di coerenza. Ringrazio per l'attenzione ad un tema così delicato quanto importante. Ad ogni modo, per un piccolo riassunto o per la risposta anche in formato scritto, per avere su carta quelle che sono le prossime scadenze, sono a disposizione. Grazie Nicolò. Consigliere Ricci, chiarimenti? Grazie. No, molto soddisfatto del dottor Facchini. Posso aggiungere, Roberta, una cosa, perché mi sono dimenticato e mi dispiacerebbe appunto non accennarla prima della chiusura della serata, perché come hai evidenziato te correttamente nei giorni scorsi, io vorrei proprio dedicare un pensiero agli uffici che in questi giorni, in queste settimane, in questi mesi hanno veramente corso contro il tempo. Penso a Terre di Pianura, penso al SUAP, che ha dovuto rispondere a tantissime esigenze diverse, non disciplinate, e proprio per questo è giusto ricordare il massimo impegno che hanno dedicato alla funzione pubblica. Dato che stiamo parlando di attività economiche, è giusto ringraziare gli uffici che hanno dedicato tantissimo tempo, tantissima pazienza in questo periodo difficile. Ho concluso. Grazie Nicolò, ovviamente ci associamo ai tuoi ringraziamenti. Proprio oggi scade il nostro primo anno di mandato. Questa data per il Consiglio non era casuale, volevamo appunto celebrarlo facendo un Consiglio. Ci ha portato fino, ovviamente, per rinnovare il ringraziamento a chi ci ha dato fiducia votandoci e per rinnovare anche il nostro rispetto per chi non l'ha fatto e la nostra stima, ovviamente, sopra quelle che sono le possibilità e quelle che sono le capacità nella gestione normale dei lavori pubblici. Per cui mi associo volentieri, anzi mi hai anticipato, l'avrei fatto fine seduta, mi associo volentieri ai tuoi ringraziamenti. Ovviamente anche il mio gruppo consiglio che sono tre interpellanze che non abbiamo avuto i tempi istruttori per dare risposta, quindi le differiamo alla risposta scritta prendendoci 45 giorni previsti dal regolamento. Le tre interpellanze sono pandemia da Covid-19 fase 2, veto alla pubblicazione delle immagini a corredo dell'articolo redatto dal gruppo consigliare e piano operativo di disinfestazione delle zanzare. Grazie. Okay. Posso partire? Siamo. Per che cosa? Pandemia Covid-19 fase 2 scuola. Le differiamo. Non diamo. Scusi, sì, ha ragione, scusi. Prendiamo i 45 giorni previsti dal regolamento. Ok. La risposta scritta. Grazie. Va bene, quindi non le leggiamo neanche, va bene, ok. Passiamo alle mozioni. Il segretario voleva prendersi. Sì, volentieri. Scusate, passo al tempo. Avete l'audio staccato? Ok, adesso sì. Scusa. In realtà stavo urlando, spero non giunga anche questo articolo, disciplina la presentazione di mozione conseguente alla dichiarata insoddisfazione a un'interpellanza o a una interrogazione. Delle 5 presentate, 3 effettivamente sono il frutto di una dichiarata, evidentemente, insoddisfazione a interpellanza e interrogazione, e quindi rientrano nell'articolo 30. Le altre 2, che sono sostanzialmente ex nove, non sono quindi frutto di una insoddisfazione alla risposta data a un'interrogazione e interpellanza, non risultano disciplinate dall'articolo 30. Perché di fatto nel regolamento del Comune di Minerbio non è disciplinata la mozione autonoma, un po' in analogia con quello che succede, insomma, al Parlamento, quindi Camera dei Deputati e del Senato, che è prevista la mozione quanto sia conseguenza di una insoddisfazione agli strumenti ispettivi che citavo prima. Oppure al Parlamento effettivamente esiste un'altra possibilità, con la firma di un certo numero di parlamentari o di senatori. Nel nostro regolamento esiste però l'articolo 29 bis, che è quello che consente di presentare ordini del giorno. Quindi 2 delle mozioni, che sono esattamente quella relativa al gioco d'azzardo,
e quella relativa al piano di viabilità del traffico pesante in entrata e in uscita allo stabilimento Coprobì Italia Zucchero di Minerva in vista della campagna saccarifera 2020 in realtà non rientrano nell'articolo 30. Bontà del sindaco che ha ritenuto comunque di inserirle in questa seduta sotto forma di mozione. Era d'obbligo la precisazione perché mi è stato chiesto un riscontro in relazione agli strumenti ispettivi e a quella che è la disciplina del nostro regolamento. Quindi solo tre di queste rientrano nell'alveo dell'articolo 30 del nostro regolamento di funzionamento del Consiglio. Grazie segretario. Però siccome sono molto buona le ho messe tutte e cinque. Allora, partiamo dalla prima. Problematiche afferenti alla qualità dell'aria del territorio comunale ed esiti procedura di rilevamento e controllo dell'inquinamento già effettuate dal PAE a partire da giugno 2019. Magari le sappiamo già e poi possiamo procedere alla discussione? Se le abbiamo già lette, oppure se fate una presentazione sintetica, magari arrivando alle domande, ai punti più interessanti. Prego. Grazie. Signor, posso? Sì, certo. Grazie. Allora, questa mozione nasce dal fatto che noi riteniamo che sia assolutamente indispensabile avere un costante e completo monitoraggio della qualità dell'aria, ma partendo da una conoscenza effettiva di quella che è la qualità dell'aria nel nostro comune. E abbiamo fatto riferimento al fatto che sono stati effettuati una serie di rilevamenti anche fino a partire dal 2018, non sappiamo se da ARPA Emilia Romagna o da altri, e non abbiamo avuto nessun esito. È stato fatto anche recentemente un'ulteriore campagna di monitoraggio da parte di ARPA Emilia Romagna, relativamente alla quale il consigliere Sgarbi ha detto che dovrebbero essere a brevissimo, se ho ben capito, pubblicati i dati. Noi però riteniamo anche che si debba tener conto come tempi di rilevamento dei momenti nei quali è più critica la problematica dell'inquinamento atmosferico, in particolare il periodo estivo, nel quale non solo abbiamo i turbocompressori di Stogit, ma come abbiamo sottolineato nella nostra mozione, pure almeno l'anno scorso, poi vedremo se anche in occasione di questa campagna saccarifera, il passaggio di molti mezzi utilizzati per la campagna saccarifera del Coprobì. Tutto ciò premesso, la nostra mozione ha lo scopo di impegnare il sindaco e la giunta comunale a condividere e pubblicare con effetto immediato gli esiti dei monitoraggi di cui è la campagna di rilevamento avviata l'11 giugno 2019, quindi quasi un anno fa, rendendo inoltre pubblico il piano espositivo delle finalità specifiche del metodo e dei tempi di rilevamento della qualità dell'aria e delle componenti inquinanti adottate in tale occasione. Ad impegnarsi fin da subito, in vista della prossima campagna saccarifera, a mettere in atto tutte le iniziative volte ad evitare il transito dei mezzi pesanti sulle vie Garibaldi, concordando con tutti gli enti e soggetti coinvolti un piano che riduca comunque al minimo il traffico di tali veicoli sul territorio comunale, salvo ovviamente il percorso della tangenziale e il conseguente effetto inquinante, a concordare a strettissimo giro con ARPA Emilia Romagna, in osservanza delle prescrizioni di legge, un piano di rilevamento delle emissioni inquinanti dei turbocompressori, già in funzione da un paio di mesi, anche al fine di valutare l'opportunità della fruizione pubblica del percorso della salute insistente proprio in prossimità della fonte emissiva. Grazie. E su questo che noi chiediamo che si esprima e voti il Consiglio Comunale. Perfetto, grazie consigliere Cantelli. Per quanto riguarda il monitoraggio, adesso poi passerò la parola a tutti, lo sa benissimo che è stato fatto in tre periodi e quindi è giusto avere il risultato di questi tre periodi complessivi fatti in maniera sporadica. Non servono a nulla perché ci vuole appunto il confronto, altrimenti sarebbe stato chiesto un unico monitoraggio e avremmo i risultati di questo. Il fatto che sia stato chiesto in tre periodi diversi ci permette di confrontare
di confrontarlo appunto in tre periodi e i risultati si avranno alla fine. Per quanto riguarda invece la sua sollecitazione a fare cose che come sempre noi già facciamo, comunque la ringrazio dell'attenzione che presta al lavoro di questa amministrazione, soprattutto quella di occuparci della viabilità per la campagna saccarifera. Come ho già spiegato in occasione di un consiglio, di un altro consiglio, e l'avevo spiegato a tutto il consiglio come avvengono questi, come avviene lo studio della viabilità, avviene appunto in maniera concordata con lo zuccherificio e i sindaci di Terre di Pianura. Quindi grazie per il suo suggerimento, ma sono cose che già facciamo. Concordiamo anche con ARPA e tutto quello che lei ha già chiesto di fare, e come sempre questa amministrazione ha fatto nel massimo criterio di trasparenza, tutto ciò che ci viene dato, che tutti i dati che sono in nostro possesso sono pubblicati sul nostro sito. Grazie. C'è qualche intervento? Sì, io. Questo... ho chiesto altri interventi. Mi scusi, consigliera Mantelli. Prego. No, solamente al momento. Grazie. Volevo solo fare questa precisazione, cioè che lei ha parlato di un piano di rilevamento della qualità dell'aria in tre distinti momenti, e quello appunto sul quale noi abbiamo cercato di focalizzare l'attenzione, perché nella interpellanza a cui questa mozione fa seguito, ma evidentemente forse ci sono stati dei fraintendimenti, era stato detto e l'abbiamo citato testualmente, ma ARPA Emilia Romagna fa i suoi controlli di routine e noi non sappiamo di esattamente di che cosa si tratti, per cui mi fa piacere invece sapere che ci sia un piano concordato, ed è esattamente quello, quindi siamo assolutamente in linea, credo, con sia maggioranza e opposizione nel dire che occorre assolutamente che vi siano tanti controlli sulla qualità dell'aria. Poi, per quanto riguarda la campagna saccarifera e i mezzi, lo sappiamo perfettamente che non sono decisioni che possono essere assunte dal solo comune di Minervio, ma abbiamo anche visto come sono andati i cosiddetti accordi o comunque i confronti che si sono svolti nel corso della precedente campagna saccarifera, ovvero che sono sfociati in una ordinanza da parte del sindaco di Budrio, che poi è stata fortunatamente per noi ovviamente rimossa con un davanti al TAR, ma però nel frattempo abbiamo subito un danno non ambientale non piccolo. Quindi la nostra era non una contestazione, ma semplicemente un dire: ormai siamo già al momento nel quale la campagna è in corso, cerchiamo di tenere in debita considerazione questo problema, perché noi non siamo a conoscenza di cosa pensa di fare Budrio e di quali sono i contenuti, se già ci sono, dei tavoli ai quali voi state discutendo. Grazie consigliera Cantelli dei suoi buoni consigli. Quindi, evidentemente, secondo lei cosa dovevamo fare con Budrio? Abbiamo fatto, Budrio ha preso una decisione e noi ci siamo giustamente appellati, fatto ricorso a quella decisione. Lei cosa avrebbe fatto? Se uno dei comuni non rispetta gli accordi, ci dica. C'era qualcosa che non abbiamo fatto? C'è qualcosa che abbiamo che non è stato fatto nei giusti modi? No, perché noi ci teniamo ai suoi consigli, è solo per quello, Posso? Allora, ripeto, il mio non è un consiglio, è una constatazione. Evidentemente, lei giustamente dice, signor sindaco, queste questioni vengono nel quale ci sono tutti i soggetti interessati, compresi i comuni sul cui territorio devono transitare i mezzi della campagna saccarifera. Bene, lo scorso anno evidentemente, e non sto imputando la responsabilità al comune di Minervio, anche perché io non so che cosa sia stato detto in quei tavoli e le ragioni per le quali non si è trovato un accordo. Fatto sta che, e questo è un fatto oggettivo, di Budrio è messo la sua ordinanza, benissimo ha fatto il comune di
potrebbe a impugnare l'ordinanza medesima e ottenerne la rimozione. Bene, allora... No, è qualcosa di diverso. Sto solo osservando che sarebbe opportuno evitare magari contrasti di questo tipo che sono negativi per tutti e quindi lavorare perché ci sia un accordo sulle modalità di passaggio nei vari comuni interessati dei mezzi, semplicemente questo, quindi non sto imputando nessuna responsabilità al comune nostro in quanto tale o contestando ciò che è stato fatto nel corso della precedente campagna. Semplicemente l'aspirazione e la mozione va in questo senso, ma appunto lei mi dice noi stiamo già lavorando e quindi perfetto, vuol dire che siamo esattamente in linea. La mozione significa semplicemente questo. Dimentichiamoci questo problema che lo scorso anno ha determinato degli effetti molto negativi. La ringrazio davvero, molto gentile. Quindi lei presenta delle mozioni per chiederci di fare cose che abbiamo già fatto come normalmente fa. Comunque, grazie, peraltro non le considera consigli, le considera constatazioni. Comunque, se siamo d'accordo, non vedo il motivo per il quale dobbiamo portare ai voti una mozione. Però, siccome lo facciamo, adesso passiamo ai voti. Dichiarazioni di voto? Prego. Sì, da parte nostra, ecco, se non viene ritirata la mozione, ma non credo proprio, ecco, mi sembra aver capito che viene mantenuta, leggo la dichiarazione di voto del nostro gruppo consigliare. Dichiarazione di voto del gruppo consigliare centrosinistra per Minervio. Il gruppo consigliare centrosinistra per Minervio esprime parere negativo in merito alla mozione presentata dal gruppo consigliare Minervio Insieme, avente ad oggetto problematiche afferenti alla qualità dell'aria del territorio comunale ed esiti procedure di rilevamento e controllo dell'inquinamento già effettuato da ARPAE a partire da giugno 2019. La mozione, come riportato dalle proponenti, è generata dalla seguente motivazione. La risposta fornita dall'amministrazione per il tramite dell'assessore Tugnoli fu considerata dallo scrivente consigliere assolutamente insoddisfacente, non avendo apportato dati e motivazioni sufficienti a chiarire fini, modalità e metodo del rilevamento in corso con specifico riferimento alla connessione di tale procedura con il monitoraggio dell'inquinamento prodotto dall'attività di stoccaggio del gas metano dei siti Snam-Tojit, come nel rabbentato che. Motivazione da noi assolutamente non condivisa. Schiettamente e senza posizioni ideologiche condividiamo parte di quanto dalle proponenti viene richiesto come impegno a sindaco e giunta, anche perché molto di quanto richiesto, come è stato anche prima sottolineato, è quanto si sta già da tempo facendo, è quanto si sta attualmente facendo e quanto si è in programma di fare a prescindere dalle richieste riportate nelle varie mozioni. Molto quindi di quanto richiesto come impegno a sindaco e giunta altro non è che una fotografia dell'azione, dell'attività dell'attuale amministrazione. Non riteniamo perciò necessaria e motivata questa mozione e conseguentemente esprimiamo il nostro voto negativo. Grazie, libero. Passiamo ai voti. Aspetta che scrivo questo. Sì. Punto numero 16. 16. Sindaco Bonori. Contrario. Tassinari. Contraria. Lazzari. Contrario. Facchini. Contrario. Sgargi. Vado avanti, poi sì. La richiamo. Sì. Ballandi. Contrario. Turrini. Contrario. Facilieri. Contrario. Poluzzi. Contrario. Cantelli. Favorevole. Ferruzzi. Favorevole. Ricci. Favorevole. Sgargi. Aspettiamo un attimo perché mi manca la.
Manca il tuo voto. Ho sentito la voce, sta arrivando. Sta arrivando. Daria, stiamo votando. Manca il tuo voto. Sgargi. Oddio, non ha... Hai il microfono spento? Noi ti sentiamo dalla porta. Se urli ti sentiamo. Non sblocchi il microfono. No. Non si sblocca? Penso abbia detto contrario comunque. Quindi ho capito anch'io contrario. Beh, Daria, se vieni dietro a noi, Daria, lo esprimi per favore, perché facciamo la regolarità in questo. Vieni qua. Scusate, contrario. Ok. 9 contrari. 9 contrari e 3 favorevoli. Respinta. Bene, respinta. Passiamo alla seconda. Opere di interventi di viabilità in corso di esecuzione per la realizzazione della nuova rete viaria. Silenzio. Prego. Chi la espone? Mi scusi signor sindaco, ero un attimo distratta, come può capitare. Questa mozione penso di poterla leggere perché è decisamente succinta, comunque nasce strettamente dalla preoccupazione che abbiamo già espresso più volte e in molteplici circostanze circa la viabilità della la cosiddetta tangenziale, che in effetti è un'opera che noi riteniamo non riuscirà sicuramente a soddisfare le esigenze che erano state messe in evidenza anche. Consigliere Cantelli, ma la 17 non è quella, almeno al punto 17 c'è stabilimenti industriali. Ho capito male dal signor sindaco, infatti la cercavo per questo. L'avevo messa via male io, scusami. Ah, ecco, e io infatti per questo. No, perché io andavo in ordine, non avendo sentito quanto era stato detto, andavo più numero. No, infatti io l'ho cercata per quello. Ho messo solo per quello, non volevo. Sì, stiamo facendo la 18 in pratica. La 17, sì, stabilimenti industriali a rischio di incidente rilevante in esercizio, scusate, li avevo messi male io in ordine. Posso? Ora facciamo sì. Grazie. Scusate. Infatti io cercavo, per quello dicevo, le ho messe male in io. Allora. A rischio di incidente rilevante, anche noi abbiamo fatto delle interpellanze che precedono questa mozione, interpellanze che si riferiscono non solo a Stogit e quindi alla centrale di stoccaggio, ma anche ad Inver, perché noi abbiamo due di stabilimenti a rischio di incidente rilevante sul nostro territorio. Posso dare lettura? Premesso. Benissimo. Allora, mi sentite? Scusate, perché io sento solo un rimbombo. Ah, ok, benissimo. Allora, questa mozione ha fondamentalmente lo scopo di richiamare l'attenzione di tutti noi e quindi della nostra amministrazione sulla necessità che i due nostri stabilimenti a rischio di incidente rilevante, quindi come dicevo, Stogit e Inver, siano opportunamente soggetti a tutte le prescrizioni e alle condizioni di esercizio che sono relative alla normativa ad essa riferita. Vero ciò che è stato detto parzialmente in riscontro alle nostre interpellanze, e cioè che ovviamente non tutti gli adempimenti o non tutte
competenze sono di stretta imputazione al nostro comune, e quindi pertanto vi è un comitato regionale di controllo, vi è un comitato tecnico, scusate, di controllo, vi sono adempimenti che dipendono da altri contesti, compresa la struttura, però è anche vero che il nostro comune dei diretti adempimenti e dei diretti controlli, e nel caso specifico noi ci siamo concentrati anche su piani di emergenza esterni, considerato che quello di Inver addirittura non risulta mai essere stato predisposto e quindi reso pubblico, mentre quello di Sodi è decisamente molto molto datato, e questo ovviamente limita enormemente le possibilità di un intervento, quindi limita la possibilità del nostro comune, nell'ipotesi in cui, speriamo sia un'ipotesi solo teorica, dovesse succedere qualcosa, abbia la possibilità di un intervento efficace e mirato. Quindi per queste ragioni, e così cerco di essere estremamente succinta, con questa nostra mozione noi chiediamo che venga posta particolare attenzione a questi due nostri stabilimenti, perché svolgano la loro attività nel modo più tranquillizzante possibile per la collettività, e che quindi ci si adopri ciascuno per la propria competenza, quindi il nostro comune per la propria competenza, perché vengono forniti tutti i dati necessari, perché vi siano tutti i controlli di legge, perché vi siano tutte le misure precauzionali adottate. Grazie. Ovviamente quello della sicurezza è un tema che sta particolarmente a cuore a questa amministrazione, e tutte le azioni che ha descritto ampiamente la consigliera Cantelli noi le mettiamo in campo. Prego. Libero Bacciglieri. Il microfono libero. Microfono, non hai il microfono. Non mi compariva neanche l'icona per selezionarlo. Era per quello che vi ho fatto attendere e vi chiedo scusa, ma insomma noi anche in questo caso andiamo direttamente prima del giro dell'espressione di voto alla nostra dichiarazione di voto, andiamo direttamente. Qualche altro intervento? Io chiederei al segretario se è possibile riferire i voti delle mozioni successive. Non ho capito, Federico. Cosa vuol dire? Vorrei chiedere al segretario, perché devo abbandonare la seduta, e vorrei chiedere se successivamente a questo voto del punto 17 posso lasciare al segretario le votazioni delle mozioni successive. No, purtroppo non è possibile. Non è possibile la delega a nessuno. Niente. Ho capito. Mi dispiace. Quindi ci saluti? O voti questa? Ma dunque, no, ci sono ancora. E, diciamo, adesso finché posso rimango. Va bene, okay. Grazie. Nessun intervento? Passiamo alle dichiarazioni di voto. Noi ne abbiamo una come gruppo consigliare. Prego. Dichiarazione di voto del gruppo consigliare centrosinistra per Minerbio. Il gruppo consigliare centrosinistra per Minerbio esprime parere negativo in merito alla mozione presentata dal gruppo consigliare Minerbio Insieme, avente ad oggetto stabilimenti industriali a rischio di incidenti rilevanti in esercizio, informativa, controlli, aggiornamento e corretta gestione dei PE. Piani di emergenza esterni. Scusate. La mozione, come riportato dalle proponenti, è generata dalla seguente motivazione. Le risposte succintamente sopra riportate sono state ritenute dall'interpellante assolutamente non soddisfacenti, non solo perché prive di ogni valutazione di intento politico, ma soprattutto perché imprecise, lacunose e assolutamente irrispettose della normativa contenuta nel decreto legislativo 26 giugno 2015 numero 105.
come al punto 4 della mozione stessa è riportato. Motivazione da noi assolutamente non condivisa. Schiettamente e senza posizioni ideologiche, condividiamo parte di quanto dalle proponenti viene richiesto come impegno a sindaco e giunta, anche perché è molto di quanto richiesto e quanto si sta già da tempo facendo, e quanto si sta attualmente facendo, e quanto si ha in programma di fare a prescindere dalle richieste riportate nelle varie mozioni. Molto quindi di quanto richiesto come impegno a sindaco e giunta, altro non è che una fotografia dell'azione, dell'attività dell'attuale amministrazione. Non riteniamo perciò necessaria e motivata questa mozione e conseguentemente esprimiamo il nostro voto negativo. Anch'io una dichiarazione di voto, signor sindaco. Posso? Sì, certo. Grazie. Rileviamo che le dichiarazioni di voto effettuate dal gruppo di maggioranza sono una fotocopia l'una dell'altra. Perché? Perché nascono da una concezione aprioristica, e cioè che quando vengono fatte interpellanze da questo gruppo consigliare, ciò sia dovuto semplicemente al desiderio di creare delle situazioni di polemica o di fastidio. Così non è assolutamente. Noi crediamo che nel momento in cui si dice di no ad una mozione nella quale si cerca di ottenere e imporre la legalità, cioè il rispetto delle norme di legge, il dire sì, condividiamo il principio ma siamo contrari a che cosa? Siamo contrari ad applicare la legge 6-3? Siamo contrari ad avere dei piani di emergenza esterni aggiornati? Siamo contrari ad avere in sicurezza la nostra cittadinanza? Siamo contrari a questo? Se siete contrari a questo, allora va benissimo. E noi prendiamo atto del fatto che si vuole mantenere una situazione assolutamente cristallizzata, cioè una situazione nella quale tutto langue, niente è controllato, tutto sfugge, non sappiamo neanche chi sia il componente del comune all'interno del comitato di controllo, non c'è una specificazione all'interno del sito del comune su tutti i dati che invece dovrebbero essere forniti, per cui se ci sta bene che ci siano due stabilimenti a rischio di incidenti rilevante che non hanno la minima considerazione da parte di questa amministrazione, che non pretende in modo più assoluto quel minimo che è indispensabile perché la nostra comunità si è messa in sicurezza, noi invece diciamo che è indispensabile votare a favore. Grazie. Bene, è una dichiarazione di voto, vero consigliere? Quindi la fa avere se è iscritta. È una considerazione di voto. Una dichiarazione di voto. Una dichiarazione di voto che arriverà al segretario. Perfetto. Come le altre? Ovviamente noi votiamo contro, quindi non c'è nessun motivo per ribadire con un ordine del giorno e votare favorevoli a una situazione di questo tipo. Questo è il nostro voto contrario. Ma lei è dall'inizio del mandato che state facendo queste cose. Per voi la collaborazione, cioè. Interpretare l'opposizione è la cosa più facile politicamente al mondo, basta stare seduti e dire che chi amministra fa le cose sbagliate o non le fa, ed è quello che voi state facendo dall'inizio di questo mandato. Peccato che tutte le volte che voi sottolineate il fatto che noi non facciamo una cosa o non l'abbiamo fatta, quella cosa la stiamo facendo, l'abbiamo già fatta o abbiamo in programma di farlo, e questo è il motivo per il quale noi diciamo no, perché voi siete fatte delle interpellanze, delle mozioni, delle proposte che sono assolutamente strumentali politicamente a provare che questa amministrazione non lavora, c'è inerzia, e tutte le parole che lei usa, comprese quelle che obbliga l'amministrazione. Quindi lei non obbliga nessuno, lei non deve raccomandare a nessuno, e per cui in questo caso il nostro voto è contrario, il motivo è esattamente questo. Grazie. Passiamo ai voti. No, una brevissima replica che credo che mi sia dovuta, signor sindaco, mi permetta. Allora, che state facendo qualche cosa? Non lo so, non è stato detto. In ogni caso, i piani di emergenza esterni sono lì, sono datatissimi, uno addirittura mandante, quindi
sono i fatti che dimostrano che non state facendo nulla, non sono da questo punto di vista, ben inteso, non sono assolutamente io che lo sto dicendo. Poi il fatto che secondo lei le minoranze rimarchino solo ciò che non viene fatto da una amministrazione, questo è molto semplice, vi dirò, con un'amministrazione come questa è decisamente molto semplice, perché si presta... Bene, la rete ha provveduto da Zittì e la consigliera Cantelli, mi fa piacere. Ci siamo tutti. Benissimo. Allora, passiamo alla votazione? Prima che la consigliera Cantelli voglia fare un altro intervento, che è abituata ad avere l'ultima parola, ma non ha l'ultima parola. Prego. Allora, si vota. Punto numero 17, Bonori, sindaco. Contrario. Tassinari. Contrario. Lazzari. Contrario. Facchini. Contrario. Sgarbi. Contrario. Ballandi. Contrario. Turrini. Contraria. Bacidieri. Per quanto detto, anche se qualcuno vuole dargli un'interpretazione tutta personale, contrario. Poluzzi. Contrario. Cantelli. Favorevole. Ferruzzi. Favorevole. Ricci. Mi sembra che Ricci sia uscito dal gruppo precedentemente alla votazione. Lo richiamiamo, se no ha lasciato, quindi mettiamo che ha abbandonato l'aula. Allora, abbandonata l'aula Ricci, presenti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, presenti 11, contrari 9, favorevoli 2. Perfetto, grazie segretario, passiamo. Al punto 18 all'ordine del giorno e sono i due punti che ho fatto inserire pur non avendo ragione di essere in consiglio. Quindi mozione su gioco d'azzardo al punto 18. Consigliere Cantelli, consigliere Grazie. Grazie signor sindaco, ho avuto solo un piccolo problema nell'aprire il microfono. Darei lettura della mozione relativa avendo ad oggetto il gioco d'azzardo. Il numero 1 del mese di marzo 2020 del notiziario Prometeo riporta in prima pagina l'editoriale a firma del signor sindaco Bonori, che conclude con gli auguri alle attività produttive che hanno aperto l'officina Savoia Auto SRL, il negozio di ortofrutta Dani Frutta e la sala scommesse Golden. L'attività contraddistinta dal codice Ateco 92, con la quale si consente ai frequentatori, seppure lecitamente e previa autorizzazione dei monopoli di Stato, di giocare d'azzardo. Considerato che il gioco d'azzardo patologico, impropriamente detto ludopatia, è stato inquadrato nella categoria degli disturbi del controllo degli impulsi che danno luogo alle cosiddette dipendenze comportamentali patologiche, in grado di compromettere la salute e la condizione sociale di un singolo individuo e della sua famiglia, la ludopatia è definita dall'Organizzazione Mondiale dell'Anti legata alla perdita di controllo sul proprio comportamento di gioco con evidente coazione a ripetere con condotte compulsive tali da legare grave deterioramento alla loro personalità, tanto possono essere spinti a commettere reati o ad alimentare l'usura. In Italia e in Emilia Romagna, in base ai dati di Stat, sono 880 le sue attività riconducibili le scommesse alle attività di bookmaker, scommesse sulle corse e la diffusione del gioco d'azzardo in costante crescita, così come i casi di ludopatia che tra l'altro riguardano sempre più giovani nell'età compresa fra i 15 e i 19 anni e addirittura bambini fra i 7 e i 9 anni, si calcola che siano circa 400.000 coloro, i bambini che sono avviati al gioco dato d'azzardo patologico. Con cui la Regione Emilia-Romagna ha dettato disposizioni per la prevenzione, il trattamento e il contrasto della dipendenza da gioco d'azzardo e da gioco praticato con apparecchi per il gioco lecito, nell'osservanza delle indicazioni in materia provenienti anche dall'Organizzazione Mondiale
Europea, mette in particolare la disposizione che stabilisce il divieto di insediamento di attività entro il limite di 500 metri da luoghi sensibili come scuole, luoghi di culto, strutture sanitarie, sociosanitarie, lamentato che ad oggi più di 700 comuni hanno aderito al manifesto dei sindaci per la legalità contro il gioco d'azzardo, condividendo nello spirito le iniziative proposte, considerato che i comuni sono tra i soggetti coinvolti a intraprendere azioni per la prevenzione e contrasto all'azzardopatia, dovendo intervenire nella presa in carico delle persone affette da gioco di azzardo patologico, individuando i luoghi sensibili e gli eventuali ulteriori in cui applicare le prescrizioni di distanza minima, imponendo i limiti alla pubblicazione del gioco d'azzardo lecito, nonché introducendo forme incentivanti a sostegno di iniziative istituzionali e associative, ivi incluse forme di sostegno agli esercizi pubblici, che rinuncino o non installino offerte di gioco. Considerato altresì che i comuni hanno un ruolo decisivo nell'attuare gli interventi previsti dalla legge e nell'esercitare controllo e vigilanza sui locali, accertando e sanzionando i comportamenti non rispettosi delle prescrizioni, certi del fatto che il nostro sindaco e per sua voce la giunta nell'editoriale citato in premessa non abbia inteso esprimere disinteresse alle problematiche sopra accennate correlate al gioco d'azzardo e dalla ludopatia, né di sentire dalle linee guida regionali, né di scostarsi dalla posizione assunta da un elevatissimo numero di comuni, sia intendimento comune prevenire e contrastare efficacemente ogni forma di dipendenza dal gioco d'azzardo lecito nel nostro territorio, nonché attivarsi per ridurre il fatto che tale fenomeno ha e può avere, soprattutto in ambito sociale e sanitario. Tutto ciò premesso, il Consiglio Comunale impegna il sindaco e la giunta a mettere in campo un'iniziativa di sua competenza finalizzata alla prevenzione e al contrasto di forme di dipendenza dal gioco d'azzardo lecito, nonché al recupero delle persone affette e al supporto alle loro famiglie, ad adottare forme di incentivazione e riconoscimento sociale per i locali che decideranno di rinunciare volontariamente ad ospitare al loro interno slot machine, istituendo e menzionando i locali stessi sul sito comunale, in modo da informare il consumatore sulla scelta etica del gestore, al fine di caratterizzarsi positivamente nel contesto di riferimento rispetto ad altri esercizi, ad attivare con i soggetti competenti e tutte le associazioni disponibili una vera rete di prevenzione attraverso campagne di informazione nelle scuole e la promozione di interventi volti a sensibilizzare i cittadini e a sostenere le famiglie con problemi di ludopatia, inserendo inoltre nel sito comunale il tema ludopatia per la diffusione della tematica. Promuovere l'adozione congiunta all'interno dell'Unione Terre di Pianura di una mozione con i contenuti della presente. Nel frattempo aderire al manifesto dei sindaci per la legalità contro il gioco d'azzardo, con cui i comuni aderenti chiedono tra le altre cose maggiori poteri di programmazione, controllo ed ordinanza per contrastare il fenomeno del gioco d'azzardo e limitare le conseguenze sociali sui territori che amministrano, ad adottare tutti i provvedimenti di competenza volti a limitare, per quanto in suo potere, l'orario di aperture di sale giochi e scommesse, spezzando l'orario per evitare sessioni di gioco troppo lunghe, a coordinarsi con gli organi di polizia locale e le forze dell'ordine per monitorare, prevenire e contrastare la proliferazione del gioco d'azzardo e contestualmente assicurare il rispetto e l'applicazione della legge regionale di tutte le disposizioni disciplinanti la materia del gioco d'azzardo lecito e delle ludopatie con erogazione delle stazioni conseguenti l'eventuale inosservanza. Noi è su questo che chiediamo che il Consiglio Comunale voti favorevolmente e riteniamo che il contrasto al gioco d'azzardo sia indubbiamente una finalità che il nostro comune pone e speriamo che lo si ponga. Grazie consigliera Cantelli, la ringrazio anche perché lei gioca molto bene, associa un mio augurio all'inizio di una nuova attività sul territorio al mio disinteresse per problematiche legate al gioco d'azzardo. La più grande giocatrice è lei. Io ho fatto gli auguri a un'attività nata sul nostro territorio, che è nata ovviamente rispettosa della legge che gestisce queste attività ed è assolutamente legale. Quindi mi spiega che cosa significa questo suo atteggiamento. Cioè io faccio gli auguri a un'attività e lei da qui parte per dire che questa amministrazione non mette in campo delle misure per contrastare la ludopatia. Allora, io capisco che le giornate di 24 ore siano molto lunghe e che il tempo scrivendo passa più velocemente, ma
ma scrivendoci si descrive immediatamente molto bene, cosa che lei fa da tempo. In tutto ciò che scrive lei si descrive in maniera perfetta. Detto questo, io non capisco come mai lei chieda alla maggioranza di votare una mozione che l'impegna a fare, che ci impegna a fare quello che già stiamo facendo. Il distretto di Pianura fa corsi di prevenzione a qualunque forma di dipendenza, compresa la ludopatia, a partire dalle classi medie, secondarie di primo grado, scusi. Cioè, tutto ciò che questa amministrazione, peraltro assolutamente in linea con quello che è stato fatto prima, tutte queste misure che lei dice, che lei suggerisce, anzi non suggerisce, fa delle constatazioni, le mette in atto, lo sta facendo. Per il fatto che lei non lo sappia, è soltanto un problema, non è un problema suo, lei sa perché non lo sa, perché le cose ha un modo di chiederla in maniera arrogante e anche offensiva. Se lei imparerà a chiedere le cose a questa amministrazione in un altro modo, lei sarà coinvolta e potrà sapere cosa fa questa amministrazione ogni giorno. Perché io sono per la reciprocità, consigliera Cantelli, capito? Perché siccome sono sì il sindaco e la tratto da consigliere e da cittadina, quindi sono pronta ad accogliere tutti i suoi bisogni, compreso quello che lei esprime scrivendo in continuazione queste mozioni. Però sono anche per la reciprocità. Se lei si rivolge a questa amministrazione, ai dipendenti di questa amministrazione e quindi ai cittadini che noi rappresentiamo in maniera, ripeto, offensiva e mettendo sé con la malafede, mettendo in dubbio perennemente quello che viene fatto, le risposte che lei riceverà sarà sempre una sola, molto semplice: no, N-O. Quindi, perfetto, possiamo passare ai voti. No, mi consento una replica, mi scusi, perché la mia mozione sia offensiva, per cui se la mia mozione ha dei contenuti offensivi, io mi scuso, ma voglio sapere quali sono. Questa è la prima. La seconda è che mi sembra che tutti qua rappresentiamo dei cittadini, forse questa piccola questione le è sfuggita, signor sindaco, ma lei non è l'unico a rappresentare dei cittadini. La terza cosa è che probabilmente c'è un unico enorme difetto, che è quello della comunicazione, perché lei dice se fai domande educatamente lo rispondiamo. Io non sono mai stata, mi sembra, ineducata, come viceversa sono stata invece destinataria. Pertanto, un'altra cosa, mi è stato imputato di eccedere nell'accesso agli atti. Proprio poco tempo fa, un'ora fa, in questo consiglio comunale, è stato detto alla mia collega, la signora Sandra Ferruzzi, il consigliere Sandra Ferruzzi, è stato detto: beh, queste cose tu le puoi avere con un accesso agli atti. Allora, cerca di avere un rapporto comunicativo, oppure se invece si sta sulla linea del time accesso agli atti, poi però non può essere imputato a nessuno, men che non a noi, il fatto che noi guardi anche le strategie, anche perché tra l'altro devo dire è contrario al suo ruolo, lei è il sindaco in questa circostanza, è il presidente di questo contesto, rappresenta l'intera cittadinanza, per cui secondo me un comportamento decoroso credo che sia obbligatorio. Dopodiché, come dico, io credo di non essere stata assolutamente offensiva, tanto meno io le ho imputato di aver consentito l'apertura sul nostro territorio di una attività illecita. Ho specificato che si tratta di un'attività illecita, e se lei avesse letto dei pregiudizi, avrebbe potuto tra l'altro verificare che io volutamente ho sottolineato che in nulla osta spetta il monopolio di Stato, cioè per dire proprio che il fatto che sia presente una sala scommessa nel nostro territorio non dipende da una decisione del nostro comune e non dipende da un'autorizzazione del nostro comune. Però il fare una forma di pubblicità indiretta sull'editoriale complimentandosi per l'apertura di una sala scommesse, secondo me invece questo limite è
io ritengo una decisione che è stata assunta dalla nostra amministrazione. Poteva essere interpretata nel senso di favorevole a questo tipo di attività, e di qui è nata la nostra mozione, semplicemente. Poi tutto il resto di cui lei ha parlato sinceramente non mi sale, perché sono delle sue osservazioni personali, invece io qui adesso sto parlando di fatti, di circostanze. Quindi proprio io ritengo sia giusto e corretto fare per la cittadinanza, appunto. Grazie consigliere Fantelli, quindi seguendo il suo ragionamento, se io avessi fatto gli auguri in bocca al lupo a un'apertura di un bar, sarebbe stato lo stesso, avrebbe avuto lo stesso effetto, visto che io sicuramente non promuovo l'uso dell'alcol. La stessa cosa si può dire per una tabaccheria, visto che io non promuovo il tabagismo. Io la leggo così, capito? Allora, sarà una mia lettura, e ovviamente non mi riferivo alle offese, offensivo in questa mozione in particolare, al suo atteggiamento, che possiamo andare a cercare in dichiarazioni anche pubbliche, scritte, che se vuole le faccio avere, così si rende conto di quanto sia veramente offensiva. Persino il giorno di Pasqua è riuscita a scrivere una bellissima mail nella quale offende me e l'amministrazione. Evidentemente il giorno di Pasqua lei non ha altro che fa da fare che scrivere all'amministrazione, ma di questo io sono contenta di farmene carico, perché in questo momento mi sto facendo carico di lei come cittadino, riconoscendole però invece anche nella veste di consigliere la sua possibilità di portare all'attenzione del Consiglio delle mozioni che non hanno senso di essere accolte, proprio perché stiamo già facendo tutto quello che lei ci consiglia di fare. Adesso mettiamo i voti, grazie. Grazie per la sua bontà, signor Sindaco. Molto generosa sempre io con i cittadini. Prego. Ai voti. Al punto 18. Buonore Sindaco. Contraria. Passinari. Contraria. Contrario. Contrario. Sgarci. Contraria. Pallandi. Contrario. Turrini. Contraria. Bacilieri. Contrario. Coluzzi. Contrario. Cantelli. Favorevole. Peruzzi. Favorevole. 9 contrari, favorevole respinta. Bene, passiamo all'ultimo punto, l'ordine del giorno, che è l'altra mozione, piano di viabilità del traffico pesante in entrata e in uscita allo stabilimento Copro Vita agli Azucchi di Minerva in vista della campagna saccarifera 2020. Posso? Sì, certo. Grazie. Premesso che l'avvio della campagna saccarifera estiva nel 2019 ha provocato il limitato scoppio della cosiddetta guerra dei tir, così definita in un articolo del Resto del Carlino, tra il nostro comune e quello di Buti, a causa dell'ordinanza del sindaco di quest'ultimo comune che evita il transito nella frazione di Maddalena di Canzano ai tir diretti allo stabilimento saccarifero, decisione presa a seguito di una relazione sulla qualità dell'aria redatta da Arte Emilia Romagna da proposito monitoraggio. Tale decisione ha destato forte preoccupazione fra i minerviesi, considerato che si parla di un transito giornaliero di 500 mezzi pesanti, in parte fatiscenti ed altamente inquinanti, che si traducono in circa 25-30 all'ora, ossia due ogni minuto, destinato ad essere dirottato nel nostro territorio, come dichiarato dal nostro sindaco, che pronunciava un ricorso al TAR verso la predetta ordinanza. In quanto vietare il passaggio dei camion in questa frazione significa spostarli nel centro di Minervio. In effetti, fino alla data di rimozione della predetta ordinanza da parte del TAR, i minervisi hanno subito un passaggio continuo tutte le ore di mezzi pesanti, con forte conseguenze in termini di inquinamento atmosferico e acustico.
Rilevato che la campagna saccarifera 2020 è ormai alle porte, per cui tenuto conto dei meccanismi decisionali ed operativi della macchina comunale, tutti sono già maturi per assumere decisioni sulla questione, è impensabile e improponibile alla nostra comunità ripetersi dello scenario della stessa campagna, con camion e spostamento del traffico dei camion sulla circolazione di Minervio, preannunciando un contributo regionale per ultimazione pari a 1,5 milioni di euro. A prescindere dal preannunciato contributo, il completamento della tangenziale di Minervio, in quanto presuppone l'ultimazione della rotatoria non superiore Mantovotto, da mesi ferma per problemi di sicurezza, la presa in carico, se non già effettuata, e non lo è, e l'adeguamento della via Marzabotto, infine la realizzazione della catena di collegamento tra la rotonda di via Canaletto e la strada provinciale San Donato, senza la quale, lo rammentiamo, gran parte del traffico sarebbe deviato sulla via Canaletto con un sovraccarico del tutto insostenibile, l'opera non sarà quindi certamente ultimata se non in parte in pochi mesi, né ipotizzabile, come verificatosi in passato, una deviazione del traffico pesante sulla via Melo, in quanto il ponte di recente inaugurazione ha oggi una portata inferiore a quella necessaria per il transito di mezzi pesanti, anche privi di carico. Già nell'ottobre del 2017, all'avvio dei lavori di allargamento della via Marco, tale finanziamento servirà anche per realizzare un nuovo collegamento fra il provinciale San Donato e lo superificio stesso. Questo comporta l'assunzione, già datata da parte del nostro comune, di un preciso impegno nei confronti dell'azienda saccarifera e di tutti i soggetti ed enti coinvolti nell'attività dell'ufficio, nonché nei confronti dell'intera cittadinanza, già preoccupata all'idea dell'attraversamento cittadino costante da parte di veicoli rumorosi e inquinanti, sottolineato che l'industria saccarifera italiana, ad oggi ormai ridotta alla sola coprovì, e la connessa coltivazione viticola sono indubbiamente risorse da difendere e valorizzare, anche per la plusvalenza sul piano occupazionale, e proprio per questo da coniugare con le problematiche ambientali del territorio in cui esistono e si svolgono, ritenuto quindi che nell'interesse delle comunità coinvolte dello stesso ufficio occorra adoperarsi, d'intesa con tutti i soggetti ed enti coinvolti, per trovare una soluzione comune e condivisa alle problematiche in esame via preventiva e non, come tentato di fare da ultimo, a campagna di produzione già avviata. Tutto ciò premesso e considerato, il Consiglio Comunale di Minervio impegna il Sindaco e la Giunta a rassicurare la cittadinanza circa l'inaccettabilità, dunque l'improponibilità dei tragitti già utilizzati dai mezzi pesanti durante la ricorsa campagna saccarifera di Coprovì, obbligandosi quindi ad evitare che tali mezzi transitino per il centro città ed in particolare lungo la via Garibaldi, a progettare conseguentemente un piano viario alternativo reale che indica conto cioè dell'attuale stato di avanzamento dei lavori della circonvallazione di Minervio, ad avviare a questo fine tavoli di lavoro e studio con tutti i soggetti e gli enti interessati, compresa, se ritenuto, l'Unione Terre di Pianura, i cui componenti, a partire dal Comune di Budrio, sono tutti, anche se a diverso livello, coinvolti dal traffico saccarifero, ad assicurare la dovuta informativa e il coinvolgimento della comunità in quanto diretta destinataria delle decisioni che verranno assunte. Questa è la mozione sulla quale chiediamo il voto favorevole del Consiglio Comunale. Grazie consigliere Cantelli. Interventi? No? Quindi. Argomento già trattato? C'è qualcuno che vuole fare degli interventi? Passiamo al voto? Libero, non ho capito se vuoi intervenire. No, è libero e fuori. Vado. No, possiamo andare? Non vedo libero. Possiamo mettere i voti? Contrario. Contrario. Sgargi. Contrario. Allandi. Contrario. Urrini. Contraria. Bacchieri. Contrario. Luzzi. Contrario. Cantelli. Favorevole. Peruzzi. Favorevole. 9 contrari, 2 favorevoli. Perfetto. Abbiamo finito, direi. Sì, vero? Bene. Abbiamo finito, vero? No, c'è un'altra mozione. Un'altra mozione. Stasera proprio non. La 20. Il numero 20. Vado. Circonvallazione di Minervio, quella che avevi introdotto, sì, sì, introdotto, okay. Prima, che però ecco era l'avevo già spuntata.
Allora, ordine del giorno numero 20, opere di interventi di viabilità in corso di esecuzione per la realizzazione della nuova rete viaria, cosiddetta circonvallazione di Minervio. Prego. Grazie. Premesso che prendete una mostra. Scusate, qualcuno dice qualcosa? No. Posso proseguire, signor sindaco? Sì, certo. Ah, no, mi sembrava di aver sentito qualcuno dire qualcosa, quindi. Dicevo, prendendo le mosse dall'improvvisa e motivata cessazione a partire dal mese di ottobre di ogni attività lavorativa nel quartiere della rotatoria via Ronco Inferiore Marzabotto, si riteneva urgente attuale assumere informazioni sulle ragioni del blocco. Rammentando che durante la fase progettuale nell'imminenza dell'inizio dei lavori, Renner Italia SpA possiede un'unità produttiva con accesso sulla rotatoria, dalla quale intrandescono quotidianamente bilici e autobotti con trasporto di liquidi infiammabili, aveva avanzato molte più osservazioni. Tutto la forte problematica della rotatoria in questione. Osservazioni poi tradotte in un ricorso al TAR Emilia Romagna, che mi dicono invece non essere tuttora pendente. Avendo preso la notizia, poi confermata in via ufficiale, che poco prima del blocco a cantiere un pool di persone costituito dai tecnici comunali, rappresentanti progettista, appaltatrice, aveva assistito alla manovra di missione della rotatoria di 8 mesi pesanti in uscita dagli opifici frontisti, in particolare da Renner, e che tale simulazione pareva, da tutte le menzionate circostanze, che la decisione sospensiva fosse la conseguenza dell'esito della simulazione in loco del successivo confronto tecnico, tutto ciò stante, questo gruppo consigliare, molto dalla forte preoccupazione non solo del ritardo nel lavoro, ma soprattutto dell'effettiva rispondenza dell'opera finale a tutte le prescrizioni tecniche di legge atte a consentire un traffico veicolare fluido e sicuro, interrogava l'amministrazione per conoscere le ragioni dell'intervenuta sospensione. Si chiedeva nello specifico quali soluzioni progettuali modifiche della rotatoria si intendessero adottare per garantire la sicurezza dell'opera. Infine gli oneri economici derivanti dalla sospensione. Evidenziato che, viste le insufficienti argomentazioni presentate in così di chiarimenti sul cantiere in argomento, venivano tali da non soddisfare gli interpellanti, l'interrogazione veniva integrata con due accessi agli atti. Dai riscontri forniti emergeva quanto segue. Dal 2 al 22 ottobre era stata fatta una proroga, quindi era stato prorogato il termine per ultimazione dei lavori a causa di avvenimenti imprevedibili in fase di progettazione. I lavori avrebbero comunque dovuto continuare per essere ultimati entro una nuova data del 4 novembre, ma nel cantiere non si è mosso. Ci si domanda perché siamo di fronte a un palese ritardo nell'esecuzione dei lavori, di cui ovviamente la parte attrice dovrà rispondere. A partire dal 23 ottobre i lavori sono stati temporaneamente sospesi a seguito della recente segnalazione di gravissimo pericolo riferita alla rotatoria in costruzione pervenuta dal legale dell'impresa Renner Italia, dopo la pronuncia della giustizia amministrativa della scorsa primavera, fonte assessore Tugnoli. Ci si domanda: ma Renner aveva avviato un'azione legale ed appeso da mesi uno striscione del tenore che manifestava appunto la contrarietà a un'opera pericolosa. Perché dunque sospendere solo i lavori? Indubbiamente per il sorto convincimento dell'effettiva problematicità dell'opera, confermandosi così la fondatezza delle obiezioni sollevate da Renner e pesantemente quanto infondatamente contrastato dall'amministrazione Minganti. Concludendosi che la circonvallazione potrà produrre i benefici previsti e sperati solamente una volta completata, quindi ultimata e messa in sicurezza la rotatoria nonché inferiore Marzabotto, presa in carico della via Marzabotto, come previsto da convenzione per la mitigazione e compensazione delle esternalità negative generate dalla realizzazione di impianti di pubblica utilità per la gestione di rifiuti non pericolosi e dell'opera non ricompresa nella commissione anzidetta a carico di ERA ambiente nell'ambito della convenzione regolante il futuro indennizzo per la ricando disagio ambientale del realizzando ampliamento della discarica di Baricella.
ovvero in capo all'amministrazione qualora tale progetto non abbia corso. In base ai rapporti convenzionali di cui sopra e ai conseguenti procedimenti amministrativi, si stima l'inizio dei lavori nel corso dell'anno 2023. Il 1,5 milioni di euro, cui è fatto riferimento l'assessore Donini in occasione dell'inaugurazione dell'allargamento di Via Morcone, appare pertanto del tutto insufficiente. Di cui il quarto nodo, fatto di circonvallazione fino alla Via Morcone, giunti alla rotonda del Canaletto, cosa si pensa di fare? Diviare il traffico sulla Via Canaletto? Questa decisione comporta un insostenibile aggravio, anche in termini di inquinamento atmosferico e acustico, considerata la presenza di un semaforo che comporta soste anche prolungate di veicoli con il motore acceso. Tutto ciò promesso e considerato, il Consiglio Comunale di Mineggio, con la presente mozione, impegna il signor Sindaco e la Giunta a risolvere quanto prima i problemi di sicurezza della rotonda Ronchi Inferiore Marzabotto, rassicurando così la cittadinanza in modo da sbloccare il cantiere, consentendo in tal modo anche il collaudo della rotonda di San Donato. Realizzare la necessaria per realizzare la pretella finale, con particolare riferimento al riferimento del centro di finanziamento. Valutare medio tempore una viabilità alternativa che tenga conto delle problematiche di tutto il traffico della tangenziale sul suo canaletto, assicurare la dovuta informativa e il coinvolgimento della comunità in quanto diretta destinataria delle decisioni che verranno assunte. Benissimo, grazie consigliere Cantelli. Ovviamente trovo superate come sempre metà delle cose scritte, dette, oltre la metà anche perché i lavori sono già ripresi e quindi si andrà avanti con i progetti come erano stati pensati e progettati. Dichiarazioni di voto o interventi? Un intervento io prima della nostra dichiarazione di voto, dopo quando sarà necessario. Posso, signor Sindaco? Sì, grazie. Ma credo che su quello che sia l'importanza della circonvallazione, piccolo o grande che sia, o comunque il intercettare, il deflettere, il portare fuori il traffico dal centro abitato, non venga scoperto questa sera, ma chi come noi è prosecuzione di un'amministrazione che va indietro di qualche anno, gli è ben chiaro e soprattutto si è data da fare per risolvere il problema. Io purtroppo ho molti anni sulle spalle, come molti di quelli che vedo qui in icone davanti a me nello schermo, e mi ricordo che si parlava di circonvallazione negli anni 80 e forse ancora prima, e era sempre lì un qualche cosa da farsi, un qualche cosa desiderata, un qualche cosa da portare a termine, ma prima bisognava comunque iniziare. Finalmente poi qualcuno lo ha iniziato e adesso il solo tardare per motivazioni che le sappiamo tutti o facciamo finta di non sapere o le vogliamo sapere nel modo che ci fa piacere a noi dire e raccontare, le sappiamo. I lavori fortunatamente di questo primo tratto, ecco, perché poi il vero completamento sarà quando oltre la rotonda Marconi-Canaletto arriverà, ci consentirà poi nella sua prosecuzione di arrivare sulla San Donato poco prima di Tintoria, allora sì che la potremo avere completamente. Per cui quanto sia importante per la cittadinanza di Minerbio e quanto ci siano andate da fare le ultime due amministrazioni in fare un qualche cosa che anche anni fa nessuno aveva iniziato a fare, beh, insomma, penso che non lo scopriamo questa sera. Dopo, come gruppo, avremo anche una dichiarazione di voto. Grazie, Libero. Altri interventi? Dichiarazione di voto? Procedo con la mia, sì. Quella del nostro gruppo, non con la mia, scusa.
Dichiarazione di voto del gruppo consigliare centrosinistra per Minerbio. Il gruppo consigliare centrosinistra per Minerbio esprime parere negativo in merito alla mozione presentata dal gruppo consigliare Minerbio Insieme, avente ad oggetto opere di interventi di viabilità in corso di esecuzione per la realizzazione della nuova rete viaria, cosiddetta circonvallazione di Minerbio. La mozione, come riportata dalle proponenti, è generata dalla seguente motivazione. Viste le insufficienti argomentazioni presentate in Consiglio Comunale alle richieste di chiarimenti sul cantiere in argomento, tali da non soddisfare gli interpellanti, come il punto 7 della mozione stessa, motivazione da noi assolutamente non condivisa. Schiettamente, senza posizioni ideologiche, condividiamo parte di quanto dalle proponenti viene richiesto come impegno da sindaco e giunta, anche perché molto di quanto richiesto è quanto si sta già da tempo facendo, è quanto si sta attualmente facendo e quanto si ha in programma di fare a prescindere dalla richiesta riportata nelle varie mozioni. Molto quindi di quanto richiesto come impegno sindaco e giunta, altro non è che una fotografia dell'azione e dell'attività dell'attuale amministrazione. Non riteniamo perciò necessaria e motivata questa mozione, conseguentemente esprimiamo il nostro voto negativo. Le dichiarazioni di voto copia e incolla non sono una, un'esclusiva nostra, ma le abbiamo assimilate da un altro gruppo consigliare dell'attuale Consiglio Comunale. Grazie. Bene, si vota, segretario. Sì, allora votiamo per il numero 20. Naturalmente tutte le dichiarazioni di voto, il libero che ha una postazione in comune ce li può lasciare o ce li fa pervenire domani. Le ho già consegnate a Irene. Perfetto, idem per Cantello, l'importante è che sia quello che è stato dichiarato, ecco, che non siano consiglieri. Allora, il sindaco Buonori. Contrario. Passinari. Non si sente, ora hai il microfono spento. Non si è sentito? No, l'hai rispento. L'effetto acquario. Adesso, dillo adesso che è acceso. Adesso è acceso. Contrario. Ah, ok. È arrivato? No, va bene così. Buona la prima, ciao. Contrario. Contrario. Scargi. Contrario. Ballanti. Contrario. Turrini. Contraria. Bacilieri. Contrario. Poluzzi. Contrario. Cantelli. Favorevole. Ferruzzi. Favorevole. 9 contrari, 2 favorevole. Adesso veramente non mi sbaglio, è finito. Vi ringrazio tutti, buona serata. Un'ultima considerazione: come forse molti di voi hanno capito, forse hanno avuto modo di constatare, il coronavirus non cambia le persone. Ci ritroviamo identici a come eravamo prima. Grazie, buonanotte. Ahimè, vero, signor sindaco. Buonanotte. Grazie, buonanotte a tutti. Buonanotte. Grazie, buonanotte. Buonanotte a tutti. Buonanotte, arrivederci.